Buongiorno. Allora, come sempre, un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora, un saluto a chi entrerà, come sempre, anche per poco, a chi recupererà tutta sta disperazione a parte. Per il resto si continua con Resident Evil, con la Evil Saga, con la seconda parte del primo e via. Non mi ricordo, si era arrivati. Ok, la capanna dello zio Tom con Chris, d'accordo. E cosa volevo dire? Volevo sempre. La paura non può ucciderti, ma volevo come sempre ringraziare quelle persone che supportano dentro Twitch, YouTube, al di fuori di Twitch, al di fuori di YouTube, su Instagram, nella vita reale dove possono mostrare supporto. Perché fa tanto, va bene. E adesso, Chris, smettiamo di fare i romantici e rimettiamoci un attimino in carreggiata. Allora, la capanna. Il giardino, cioè, sì, la capanna che sta nel giardino, effettivamente. Come ci si muove, amico mio? Manovella? Che fate, ne privi? Prendila, no? Ok, e qui ci siamo. Poi. Ulla! Boom. Devo abbassare un attimino il volumes, le orex. Le cuffies, che sono le mie explodons. Ok. Ti è sulle corna. Bene. Buono. Chris è andato in hangover. Ok. Oh merda. Oh nose. Salve! Com'è? Ulla! No! Ah! Non mi hai colpito, non è vero, non mi hai colpito, lo sai. E attenzione! Mi ha colpito quando ha finito di colpirmi e sono in attenzione. Stiamo calmi intanto. Mi ha colpito quando ha finito di colpirmi e siamo in attenzione. Cioè, alla fine dell'animazione e quella è un'attenzione. Con Chris, che tra l'altro dovrebbe essere più cazzuto a livello fisico. No, 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 non me la conti. Non me la conti assolutamente in maniera giusta. Allora. Dove minchia la devo. Di qua? Non capisco mai come muovermi. Di qua? No, perché da dove sono arrivato? Grande. Mi sto perdendo. Di qua. Chris! Momentini. Di panico. Di qua, ok. Yes. Salve. Com'è? Di qua. Ehi, 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 ehi. La vedo bene. Ok. Cancelli infernali. Lo Scorvos! Via. Ehi! Ok. Allora, se non ricordo male, ma probabilmente ricorderò male. Famo un giro, Chris? Ok. Di qua. Poi qua. Yes. Perché teoricamente. Qua. Sempre per il giardino.
La merda, bruttissima roba. Oh, cazzarola. Aia! È andata malissimo. Attenzione rosso, wow, e ho usato pure una granata. Meraviglia. Sterbetta, che dici? Stiamo scoppiando. Ah, mortacci loro. Allora, io vorrei evitare più o meno. No. L'ideale per me sarebbe quello di non usare questa erbetta, però sto completamente schiattato, quindi complesso come discorso. Ecco, la manovella si dovrebbe usare qua. Yes. Anche perché ho fatto la stronzata di averla combinata all'erbetta blu, che realmente è per il veleno, quindi sarebbe un po' uno spreco. In lontananza si sente il rumore di una cascata. Ok. Ma intanto possiamo passare ed è una cosa positiva. Poi alla cascata se ne penserà più in là. Oh là là. Ok. Sentono lupi, licantropi, lupetti, lupacchiotti, lycans, qualsiasi cosa. Vorrei dire una cazzata. Grisse, 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 cortesemente evitiamo. No, no, diciamo che lo uso ora, dai. Vorrei evitare di morire più che altro con. Ma magari evitiamo di morire con i corvi. Chris, cortesemente. Che brutta roba. Ha preso del danno di quello letale? Fammi capire. Ah, i corvi non muoiono con un colpo di pistola. Magnifico. È una tragedia. Bene. Oddio. Sì. Realmente ancora. Cippa. Hai rotto tre quarti di culo, lo sai, sei consapevole. Cioè, non sono morto fino ad ora, devono rompere i coglioni sti cosi. Ma per favore. Lui è morto, giusto? Yes. Oh. Non se ne può più. Viecce, basta. È orre rotto. Bah, non ho usato tutti sti colpi in tutto il gioco, li ho dovuti usare per quattro corvi de merda. Vabbè. Bene così. Vabbè, questa prendiamola. Yes. Ah, i serpenti. I serpentoli. Via. Ok. Questa dovrebbe essere la casa del custode. Bella. Quante? Prendiamo due perché dovrebbe esserci teoricamente una stanza per
Salvare comunque posso l'altro, ok. Ah, che meraviglia, 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 meraviglia. Aspetta, aspetta. Oh no, giusto. Allora. Allora, intanto la manovella può andare. Io ho una singola. Però un attimo, io non so se posso fare. Intanto faccio quella suprema. Ma questa attualmente si posa. Erbamista, erbamista. Io un'erbetta verde singola non ce l'ho, mi stai dicendo? Sai che questa roba non mi piace per niente? Mi piace veramente poco questa roba. D'accordo. Va bene, allora intanto io prendo queste robe. Secchia e corda, secchia e corda, va bene, non mi interessa. La granata, va bene. Questo per save. E qui lo spray medico. Perché realmente mi vorrei curare con un'erbetta verde, non andare a usare in maniera così. Così. Impertinente. Che cazzo sto facendo? Uno spray oppure una di quelle erbette toste. Combinate, salviamo intanto. Ora, se la mia memoria non mi inganna, cosa che potrebbe fare, questa zona è più che conveniente mettermi il pompa. Perché realmente. Perché realmente. Questa zona abbiamo della gente poco simpatica, ovvero i ragnocci, giusto? Intanto combiniamoli con questi. Facciamo, famola completa, ok. I ragni del male, mi ricordo. Scrisce magari. Di recente, ok. Bum 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 bum. Ok, allora 001, questa è chiusa. Questa si spinge dall'altro lato. Di qua. Un pochino più. Ok, e si porta qua. Ma ci voglio andare dopo realmente. Ok, però andiamo qua, lì dove dovrebbero esserci i ragnozzi, giusto? Oh merda. Ok, qua c'è un'erbetta verde comoda. Qua c'è un'altra erbetta verde. È spenta. Ok, nella luce rossastra. Rosso è l'occhio con le due cigliozze laterali. Ok, qua intanto il ragno sta venendo. Erba verde, prendiamola e combiniamo a sto punto, sti cazzi. Qua. No, di qua. Già ti vedo che sei lì sopra. Ti vedo, amico. Intanto prendiamo questi. 25, sono parecchi comunque. Occhio verde con 4 ciglia. Oh, allora, rosso. Rosso erano 2. Questo 4, okay. Sì, esatto, esamina. Verdi e blu, ok. Sai che ti dico? Usamola. Libro rosso, yes.
Questo l'ultimo. Quindi, allora. Quindi tra l'altro complimenti per il... Va bene. Allora. 2, 3, 4, 5, 6. E se ragiono sulla base arancione 2, poi c'era... Sì, l'ho visto il ragnozzo, però non... Un momento. Allora, arancione 2, verde 4, rosso 2, quindi 2-4-2. Teoria, no? Rosso 2, arancione, rosso 2, verde 4, arancione 2. Lo tengo a mente. Allora, e adesso, teoricamente i ragni sono finiti perché dovevano essere questi, quindi per ora posiamo un attimino il pompa. Pum 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 pum. Via, via anche questo e andiamo. Abbiamo il libro rosso che contiene nulla. Bah, bah, bah. Molto interessante. Non stampato. Va bene. Saliamo. Let's go. A questo punto si può andare di qua. Aia. Nella mappa, casa del custode, prenderla sì. Ok. No, no, ricordo bene di non dover guardare nel foro perché scateno l'ira funesta iraconda delle zecche infami. Quindi no, 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 evitiamo, voglio evitare. Allora, che abbiamo qua? Ecco, rapporto pianta 42. Sono passati 4 giorni dall'incidente. La pianta al punto 42 sta crescendo a una velocità sorprendente. Nonostante vi siano ancora molti aspetti che non conosciamo, sappiamo che su questa pianta il virus T ha avuto un effetto notevolmente più marcato rispetto all'altro gruppo di piante. Il virus T ha drasticamente trasformato l'anatomia e le dimensioni della sua ospite. Osservando lo stato attuale, è difficile immaginare il suo aspetto originale. Sulla Terra non esiste nulla di simile. Abbiamo inoltre scoperto che la pianta 42 ha due principali fonti di nutrimento. Uno è attraverso le radici, poiché in qualche modo esse si sono infiltrate fino al sotterraneo. Subito dopo l'incidente, uno scienziato impazzito ha distrutto l'acquario e da allora il sotterraneo è una vera e propria piscina. Ma, bello. È molto probabile che sia una delle sostanze chimiche presenti nell'acqua a provocare la rapida crescita della pianta 42. Tuttavia, ancora non sappiamo quale sia esattamente la sostanza in questione. Un'escrescenza della pianta 42 a forma di bulbo è stata avvistata protendere dal soffitto del primo piano. Siamo convinti che sia servita, ah sì, sia servita dell'impianto di ventilazione per raggiungere il piano 1F. Numerosi tralci tentacolari si estendono dal bulbo. È nostra opinione che i tralci siano la seconda fonte di nutrimento della pianta. Per
Quando la pianta 42 avverte la presenza di una preda, utilizza i tralci tentacolari per catturarla. Dopo di ciò ne risucchia il sangue tramite le ventose che ricoprono i tentacoli. Ma che creaturina adorabile! La pianta ha fatto inoltre registrare alcuni segni di intelligenza. Una volta catturata, la preda, o nei periodi di inattività, i tentacoli si avvolgono intorno alla porta per bloccare l'ingresso a eventuali intrusi. Purtroppo, già diversi dei nostri scienziati sono stati vittima della pianta 42. Dai racconti dei sopravvissuti, è risultato che tutti hanno osservato uno stesso particolare. Quando i lembi a forma di petalo si schiudono, rivelando le vitali parti interne della pianta, questa tende a diventare più aggressiva. Un testimone ha descritto questo fenomeno come un meccanismo di autodifesa, di cui però non si conoscono ancora i motivi. 21 maggio 1998, Henry Sarton. Che è grande. Un dossier estremamente informativo. Non c'è niente di speciale se non la morte che sta arrivando, giusto? Orca zoccola! Sono convinto del fatto che questo sia un tank. Ma cazzo fai a stare in piedi ancora? Ok. Io andrei a prendere per un motivo o per l'altro il cherosene. Però questo zombie in questa posizione potrebbe essere decisamente, decisamente una discreta rottura di coglioni a seguire da Crimson Head. Quindi facciamo le cose in modo logico. Andiamo. Allora. Quindi. Non mi sta piacendo l'utilizzo dei colpi che sto. Troppi, troppi, però vabbè. La fiaschetta la riempiamo. Ok, e via. E quello si va a svampazzare. Non mi ricordo se è l'ultimo, quindi nel dubbio la esploro un attimino la zona prima di tornare indietro, poi allora, vediamo. Quindi questa è la casa del custode. Allora, perché lì dentro mi sa che è dove devo andare effettivamente, però intanto andiamo qui e bruciamo il nostro simpatico amico. Eccolo. E piedini simpatici. Ok. Bruce! Ok, e questo toglie un gran problema di mezzo. Adesso. Oh merda, sì, così si faceva? Ah, ok. Questa a destra. Todos alla derecha. Così. Si scende sotto, però non devo andarci ora. No, ricordo che non devo andare ora comunque lì sotto. Però qui. Salve. Com'è? Chiave casa custode. Cosa viene indicato qui? 001. Ok. Nient'altro? Forse la valvola è rotta, e può essere, può essere. Possibile, sì. Allora. Quindi di qua. Via. 001 è questa? No. 001 001 001 un attimino.
che questo è 002. È indietro, allora sì. Di qua. Let's go. Ok. Ok, sì. Abbandona e andiamo. Com'è? Aia. Il custode? Dico bene? Non lo vedo benissimo, però, poraccio. Pistola per autodifesa. Lettera, ecco. Lettera di suicidio, una cosa felice. 22 giugno 1998, ore 21:30. Dovevo farlo. Siamo fuggiti insieme da questi da quegli esseri. Abbiamo cercato di aiutarci l'un l'altro per sopravvivere, ma Robert aveva iniziato ad accusare i sintomi. Dovevo farlo. Quei dannati mostri sono la personificazione del male. Non avevo altra scelta. Lui avrebbe fatto la stessa cosa se si fosse trovato al mio posto. Dopo aver messo fine alle sue sofferenze, aia, ho dovuto abbandonarlo nel bagno. Probabilmente non sono l'unico superstite. Come è potuto succedere? Non potrò mai perdonarmi di aver preso parte a questo progetto. E alla fine avrò quello che mi merito. Non c'è via di scampo da questo manicomio. Non è che una questione di tempo. Tutto è già deciso, mi serve solo un po' di coraggio. La consapevolezza di lasciare così tante cose incompiute è un rammarico immenso. Ma è certo meglio che aspettare di diventare uno di loro. Spero che il mio gesto venga compreso. Voglio solo terminare la mia vita da uomo. C'è un messaggio scritto sul retro. Linda, ti prego di perdonarmi. Poracci. Poracci. Colpi pistola vanno sempre bene. Purtroppo in situazioni disperate. L'istinto umano, una vecchia libreria. Riguardano soprattutto letteratura e filosofia. Ok. Beh, è annata. Andiamo nel cesso un attimo. Che abbiamo nel gabinetto? Salve. Piena di acqua sporca, togliere. Sì. Dentro c'è. Ovvero? Ok. Ok. Ho capito. Ok. Si è ripreso, diciamo. Diciamo che se ha ripreso un attimino colorito, va bene. Ok. Allora, la chiave della sala dei comandi. Io intanto andrei qui dentro a salvare, a posare un po' di robetta. Perché. Via 1. Via 2. Via 3, la chiave la devo tenere, giustamente. Questo andiamo per salvare più che altro. Sì. No. Ok, qui. Posiamo il nastro e andiamo. Let's go. Bottarella al microfono come sempre, ci sta, tattico. Allora, la sala dei comandi è dove avevo spostato, teoricamente, la libreria. Quindi si torna là. Yes. Ok.
Era qui, la 002, non ricordo male. Sì. Giusto? Yes, qua sotto. Yes. Allora, queste casse si spostano. Sì, quindi spostiamo in ordine. Una. E vai con la due. Questa colonna sonora molto, molto, molto relaxed, molto idilliaca, va bene. Ah, ha smesso, ora che... Ah, non, che di nuovo. Blum, blum, blum. Quanto è forte Chris, comunque? Costa ste casse. Prende poi a pugni i massi. Cioè, è una bestia. Oddio, qui è abbastanza. Rispetto a quello che il Chris di Resident Evil 5 e di Resident Evil 8 è abbastanza sciupatello in realtà, eh? Rispetto a quel Chris. Erbetta verde, ma va bene, dai. Proprio la prendiamo così. Aia! Penso di aver capito cosa c'è qua. Credo di aver capito. I pesciolozzi? I pesciolozzi, cos'è l'acquario di Genova? Orca puttana. Scusami, giovane, dove stai camminando che c'è il gap? Nulla. Ok. Calmi, calmi. Non devo sbagliare strada perché... Non mi ricordo male, posso... Se non mi ricordo male possono anche shottare. Chris? Ok. Panico. Il morsetto me l'ha dovuto dare comunque, come sempre. Come sono? Attenzione, quest'uomo è fatto di gomma piuma, è incredibile sta roba. Qua abbiamo robe? No. C'è ogni roba. Boh, anormale comunque sto gioco. Almeno penso sia normale, sì. È assurda sta roba. Scatola pronto soccorso, d'accordo. Esaminiamo. Dentro c'è. Due erbe verdi. Let's go. Incredible. Cos'è? Regolatore della pressione dell'olio. Al momento non è bisogno di regolare la pressione. Ok. Giusto. Va bene. Ok. Allora. Brutta roba. Allora, calma. Messaggio di errore. Qualcosa non ha funzionato durante il drenaggio dell'acqua. C'è un interruttore per far defluire l'acqua. Premerlo. Famolo. Ecco. Aia. Merda. Calma. C'era un ordine specifico per fare sta roba. Bloccare? Sì. Ok. No. Sì, la leva della serranda. Ecco. Sufficiente operazione. Va bene. Calma, calma. No, TTT%, no, indietro. Ah! Dai, calma. Controllo le valvole a pressione dell'olio. Due. Va bene. Uno.
No, non indietro. Gesù. Uno. Ok. Di nuovo devo. 50%, stai molto calmo. Porca Eva. Non era questo il sistema di drenaggio, stai calmo. Sì. Ok. Ora ritiriamo sta roba. Ok, ora dovrebbe essere andata. Oh. Va bene. Sì. E adesso i pesciotti se la prendono in quel posto. Bene. È stata completamente prosciugata. Buono. Easy. Andiamo. Allora. In fondo al mar. In fondo al mar. Pesciolozzi. In fondo al mar. Colpi di pompa. La la. Yes. Ok. Di qua. Salve, com'è? Ancora rantola, rantola lui. Diciamo che è un pochino più grosso. Lui è il papà praticamente, ok. Allora. Sì. Oh, shit. Diciamo che scendere ora non è proprio ideale, right? Rialza allora. No. Basta. Quindi si spinge questo. Sì. Hasta luego, hijo de puta. Al forno. Tiè. Beccate questo. Pesciolone al forno. E qui abbiamo la chiave, casa, la galleria. La chiave della galleria, perfetto. Galleria. Meraviglioso. Va bene. Andiamo. Cazzarola i progressi. Lui però ancora rantola. Lui è tranquillo. Ok. Torniamo di qua. Questa volta si va di qua. È una memoria. Giocandoci, rigiocandolo, tante cose tornano a mente. Ok, lo riprendiamo in via forma di investimento e andiamo di qua. L'hai aperta. E si torna su. Allora, siccome sono abbastanza convinto del fatto che la prossima situazione sia effettivamente la boss fight con pianta 42, mi voglio preparare. Realmente. La galleria stava lì, ok. Però un attimino devo andare, voglio andare a salvare ed organizzarmi man in maniera tale da poterlo affrontare. Allora. Raggiungi
Realmente, pianta 42, ricordo, che era affrontabilissima, affrontabilissima, con il coltello. Si può fare, però intanto, lo vediamo un attimino. Via, via, il libro lo devo prendere, quindi per ora io faccio una roba che sa di assurdo, del tipo via via via, qua prendo il coltello e un salvataggio così. Ok. Questa maniera, sì. Tanto vabbè, si fa un tentativo in questa maniera, nel dubbio. Si ricarica e via. Può avvelenare pianta 42? Così almeno se nel dubbio può avvelenare, io porto direttamente questa. Almeno lo facciamo completa. Ok. E via. Ok, allora la galleria. La galleria. Dove minchia non la stava? Ah, là, ok. Quindi di qua. E di qua. Dovrebbe essere questa? Sì. Perfetto. Allora, ragionando. Beh, colpi di pistola li prendo, si sa mai. Poi, oh, porca merda, no! No, le zecche! Il disinfettante! Pia sto coso! Con una contorta espressione di dolore sul viso, ha qualcosa in mano. Che dici, non lo prendi? Te ne privi. Spray insetticida, dai. Oh, cazzo, la strada è sbagliata, va bene. Stavo scherzando. Va bene, l'altro lato, e l'altro lato, e l'altro lato. Christopher! Ragioniamo. Merda. Via. No. Di qua. E ora si spruzza nel buco lo spray in questo caso, quello che dicevamo di voler evitare prima, sul foro qua, dentro. Quindi dai con questo, dentro. Scoppiate, stronzi. Tiè come cascano, mele cotte. Come le mele dall'albero. Bene, via. E ora si può andare relaxed. Cosa volevo dire? Qualcosa, ma me lo sono. Ho dimenticato, ok. Allora. Ah, intanto torniamo qua. Prendiamo questa erbetta rossa che schifo non fa. Poraccio quel povero. E qui? Chiave casa custode. Questa dovrebbe aprire. Cosa? 003. Ok. Che è questa? Va bene. Allora, intanto la uso. Però non entro subito. Perché volevo provare. E questa è la cosa del codice. Oddio. Oh, Madonna. Questa era 2. Non era così? Non mi ricordo se. Cazzo, vedi? Era sicuro? Allora io ricordo che arancione e rosso erano due.
Arancione e rosso erano due. Io non ho mai capito il meccanismo, no? Mi ricordavo 242, però evidentemente è un po'. Forse mi dovevo basare sulle palle da biliardo. Forse era quello. Cambiano? Non cambiano? Non lo sapremo mai. Ma che è tutta sta roba? Perché c'è sto bordello qua? Oh, Madonna Santissima. Sta distruggendo la parente. Non riusciamo a rifare. Va bene, sì, meraviglia. In mezzo a loro. Esperimento del laboratorio di chimica organica. Le caratteristiche cellulari della pianta infettata dal virus Tyrant, che ha fatto registrare un eccezionale tasso di crescita, sono già state descritte in precedenti documentazioni. Tuttavia, nel ripetere tali esperimenti è venuto alla luce un nuovo interessante elemento. Abbiamo scoperto che una sostanza chimica della famiglia UMB, l'UMB numero 20, contiene un composto tossico per le cellule della pianta. Abbiamo assegnato all'UMB numero 20 il nuovo nome di J-Volt. Di V-Volt, scusate. Mettere la J. Se i nostri calcoli sono corretti. V-Jolt, tra l'altro, cioè io ho invertito. Madonna santa. Ho invertito la V con la J, ok. Se i nostri calcoli sono corretti, l'applicazione del V-Jolt sulle radici della pianta dovrebbe provocare la morte nell'arco di 5 secondi. Il V-Jolt può essere realizzato unendo le sostanze chimiche VP e MB in dosi ben specifiche. È tuttavia necessario prestare massima attenzione durante l'utilizzo delle sostanze chimiche UMB, poiché generano gas tossici se non sono trattate correttamente. Le caratteristiche delle singole sostanze UMB sono le seguenti: UMB numero 3, rosso, giallo 6, giallo, UMB numero 7, verde, UMB numero 10, arancione, VP 017 blu, V-Jolt marrone scuro. Ok. Attira la tua attenzione. E allora, perché si deve mettere questo? Allora, non ora, un attimo, facciamo le cose con un certo. Ah, qua c'era una macchina da scrivere, tra l'altro. E io direi salviamo. Però in realtà prima. Non voglio salvare qua. Non voglio salvare qua per alcuni rotoli di carta da parati. Perché realmente vorrei risolvere prima il discorso del. Del tastierino. Piena di acqua sporca. Togliere il tappo, sì. Ha questa mania di togliere i tappi, Chris. Ovvero? Pugnale. Non mi dispiace assolutamente. Sbucano dalla parete. Ok, torniamo indietro un attimo. Allora, di qua. Torniamo indietro un attimo. E quindi andiamo di qua. Ok, facevo quel ragionamento che però evidentemente non ha avuto tanto senso. Allora, frattempo voglio ricontrollare quel discorso delle palle e degli occhi. Delle palle degli occhi. Allora. Scusami, eh. Luce rossastra. Ok. Ed è l'occhio con le due ciglia laterali.
Però io voglio salire un attimino. Perché oltre a questo culo, volevo vedere. Vabbè, occhio sempre. Questo è l'arancione. Allora, le cose sono: o devo sommare le palle al colore degli occhi, effettivamente. Questo vorrebbe dire. Questo vorrebbe dire. Aspetta, calma. Questo No, ok. Aia, mignotta ladro, ho sbattuto il gomito. Sono rosso, arancione, verde, giusto? 3, 5, 6. Cioè, la palla rossa che è 3, la palla arancione che è 5, la palla verde che è 6. Ora io non mi ricordo. Il rosso abbiamo detto che è quella con le due ciglia, quindi 3 è quella lì, due ciglia laterali. L'arancione con le due ciglia sopra. L'arancione con le due ciglia sopra è il 5. Ma quella nel mezzo penso sia la palla verde, il 6. E il verde stava per... Che cos'era qui nella raffigurazione? L'occhio con le quattro ciglia, va bene. Quindi è 365. 365, i giorni dell'anno. Ok. Penso sia questo il ragionamento. Ok, vediamo. Allora, intanto si salva. E si posa un po' di robetta. Bum, 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 bum. Quindi via questo, questo via. E questo però lo teniamo solo per salvare. Yes. Io non penso che Chris possa fare. Di quel che ricordo, il Bjolt lo può creare solamente Jill. Il composto, però forse mi sbaglio, può essere. Non mi ricordo male, Chris è obbligato a combattere pianta 42. In teoria. In teoria. Poi nella pratica. Allora. Vediamo. Come sono messo nell'inventario? Ok. Quindi 365 abbiamo detto. Che però nel tastierino sono sminchiati, cioè io... Va bene, ora vedo. Allora, la galleria stava qua. Sì. Questo. Tre. Perfetto. Ok. Va bene. Ci siamo. E quindi qui dentro, Chris? Oddio. Ma in realtà... Allora, perché le boccette ci sono. Non è il mio forte, quindi non mi serve la bottiglia vuota. Ah, lo dice! Lo dice! Ecco! Ma allora che cazzo serve entrare qui dentro? Scusa con Chris, completamente, proprio... Qui c'era anche la formula. Niente, no, non le prende proprio, non le... Minchia, che capra! Che capra! Va bene, Chris smascia soltanto, abbiamo capito, va bene, quindi torniamo qua e va bene, cioè, cosa devo dire? Niente, proprio ha dimostrato il suo basso qui, il povero Christopher.
Ora fammo sto discorso. Sì, ora sì. Allora. Ah, questo è il piedino. È la parte finale. E la buttiamo qua. Giusto? No, no, sto scherzando tantissimo. Questo è il piedino. Ma come cazzo li sposta, scusa? Se io indico questo. Ah, ok, in questa maniera. Questa è la fine, sì. Poi. Questo è il continuo. Le gambe, eccole qua. Ma le gambe, ma le gambe. Bah, fatto. Grande. Ok. Ma penso sia il momento. Cazzo. Non mi ricordo come si combatte. Col coltello soprattutto. Forse è una stronzata. Aia. Eccolo. Rebecca. Chris! Chris! Rebecca! It's no use! The roots are in the basement! You can... No! Take that file! It'll tell you how to make the potion to kill this thing! Certo! Its roots. Hurry! Nel frattempo Chris è morto 26 volte se dobbiamo aspettare sta cosa. Va bene. Aia. Ma in che senso? Non devo usare... Perché sta uscendo? Cosa? Cosa? What? Io non lo ricordo questo particolare. Devo usare Rebecca? Ma per fare la roba? Ok. Una volta non si combatteva. Va bene, non faccio domande. Allora. Non di acqua. Vabbè, sì, di acqua. Ok. Ora, se non mi ricordo male. Potrei ricordarmi molto male. Sapete che io non dovevo prendere quell'erbetta rossa? Cazzo, vabbè. 1 più 3 uguale 4. Non dovevo prendere quell'erbetta rossa. Puttana Eva! Perché ora non posso... O almeno... Vabbè, vediamo. Allora, questo è un MB3. E ne prendiamo un po', comunque. Questo è il giallo. E ora dobbiamo fare un po' di tentativi, perché io non ri... Sto cazzo. Bene. Allora... Riprendiamo UMB3. L'acqua che effetto aveva? Sottraente? 4. Quindi è 1. L'acqua vale per 1. L'acqua vale per 1. Se io dovessi prendere di nuovo la bottiglia vuota e invece combinarla con questo, cosa vado a fare? 7. Va bene. Allora, calma. Acqua. Sì. Prendiamo UMB3. Yes. Combiniamo i due. E abbiamo NP4. Riprendiamo l'acqua. Ok. Da combinare con giallo 6. Giallo zafferano. Abbiamo UMB7. Quattro, sette. Ho un dubbio. Ho un dubbio del tipo. No, un attimo, devo andare a posare questa merdaccia di erbetta rossa che non fa altro che fare danni, ecco. Va bene, andiamo.
Che palle, che due palle veramente. Me la facesse scartare? Non mi serve, la voglio scartare. Non puoi. Il gioco ti dice non puoi, non puoi. Va bene. Quindi andiamo. 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 Andiamo a lavorare. Pum 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 pum. Scusami. Alt. Alt. Alt un attimino. Altate tutto. Altate tutto. Altiamo tutto. Allora. No, perché le stronzate fino a una certa. Le stronzate le faccio passare fino a una certa. Se io non posso andare a posare quello che mi fai raccogliere, io devo fare la. Io devo fare. Il cazzo di composto. Lì ci siamo. Devo prendere quattro boccette. Ma per prendere quattro boccette, mi devi dare la possibilità di tenere l'inventario almeno questi quattro slot. Se tu mi fai prendere l'erbetta rossa e poi non me la fai buttare, io mi devo semplicemente attaccare, mi stai dicendo? Non si fa così. Resident Evil. I residenti sono cattivi. Non si fa così. I residenti del male, quindi dai, famo ste stronzate. Torniamo un attimino là, molto velocemente. Evitiamo di prendere questa erbetta rossa con Rebecca, che a quanto pare è la fine, è un soft lock. Va bene. No, allora sicuramente non è un soft lock, ok? Non va a bloccare completamente. Però, come faccio se poi devo andare a fare il composto? Credo che mi servano tutte e quattro le boccette con. Ma che cazzo, che due palle! 6, 5, 3. Credo che servano tutte e quattro le boccette, effettivamente. In una volta nell'inventario. Quindi va bene. Allora. Ricomponiamo molto velocemente. Piedino. Continuo della gamba, la caviglia più o meno, le cosciole. Ok. Mo. Torniamo. E quindi. Vabbè, adesso skippiamo, sì, va bene. Ok. Abbiamo capito il discorso. Ora, evita sta cosa. Grazie. Allora. Intanto le prendiamo tutte e quattro le boccette. E qui ci siamo. Quindi. Uno. Due. Tre. E 4. Allora, seguiamo la formula passo per passo. 1 più 3, 4. Quindi mi serve questo, che è l'UMB3, più l'acqua. E questo diventa quel 4. NP04. Poi abbiamo 4 più 6, 10. Per fare 4 più 6, quindi mi serve. Vabbè, questo che già ho. Più due composti di UMB3. Uno ed uno. No. Oddio, no, sto scherzando. Questo era. Che faceva il 10 già. Ok. 10, 4 più 6, 10. 1 più 6, 7. 1 più 6, 7. Quindi mi serve l'acqua più. Però ho fatto già una cagata allora. Un attimino.
Devo far fallire quello. Ok. Quindi 1 più 6, 7. Mi serve l'acqua più questo più il giallo. Sì. Questo teoricamente già si può combinare. Vabbè, vediamo, non voglio sbagliare. 10 più 7, 17. E ora mi serve esatto solo questo, l'UMB3, e diventa il V-Jolt, giusto? Mentre la verità. Eccolo, il V-Jolt! Perfetto. Adesso devo andarlo a portare. Se non mi ricordo male, se non mi ricordo male, devo scendere, ok, dove c'era la sala comandi praticamente, che era qua, teoria, sì, mi sembra, vediamo, quindi di qua. Ok, sì, perfetto. Plim, pim. Non ci posso passare di qua. Quindi qua, quindi, ok. La scala. Cos'è questo flash? Sto perdendo diottrie. Basta, l'occhio destro, via. Via. Ok. Allora, di qua. Si deve fare una strada di un certo tipo. Anche io non avevo memoria di sto discorso. Cioè, ricordavo che con Pianta e con Chris si dovesse combattere obbligatoriamente Pianta 42, però evidentemente, brutto tattico, si può evitare, si può evitare, ok. E allora evitiamolo, a sto punto. Ma via di qua. Allora, la stanza di pianta 42 dovrebbe essere in questa zona. O almeno dove c'è il fulcro, no? Il fulcro vitale, il nucleo, chiamiamolo così. Girando, mi sa che ho fatto una stronzata perché bastava girare dall'altro lato, ho fatto il giro lungo. Ah no, di qua non c'è una segola. Bene, bene. Gli rifacciamo tutto il giro. Nel frattempo Chris, tranquillo sicuramente nel suo, a lottare tra la vita e la morte contro Pianta 42. Oh merda, salve. Qua, questo. Dovrebbe essere questo, sì. Complicato la vita, vabbè. Salve. Com'è? Vai via. Bestiaccia. Probabilmente non avrai più bisogno della bottiglia. Gettarla via? Sì. Ok. Ma è rotto e non può essere utilizzato. Quindi devo tornare da Chris. Presumo, sì. Stato questo momento. Questo momento. Che cazzo. Aia. Che fa? È andato, beh. Sta minchia. Ok. Si deve combattere. Va bene, oh merda. E allora calma, e allora calma. Perché ripeto, memoria bassissima. Ok.
Vabbè, devo dare sti colpetti praticamente. No, non mi sputare addosso, gentilmente. Oh, cazzo. M'ha cacciato giù, ok. Come stai? Attenzione, di già. No, non scherziamo, eh. Merda. Merda, 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 merda. No, vorrei evitare di crepare. Attenzione, rosso. Bene. Chris, siamo bloccati in un circolo vizioso, terrificante. Risaliamo. Chris, confusione, panico. Morte e disperazione, via. Allora. Non mi ricordo come si combatte col coltello. Ricordo che è fattibile, però... E che fa, cazzo? Lo vogliamo colpire. Ok. Vai. No, e dai che due coglioni che sei. Ok. Ma non so se... Madonna, che palle. Va bene. Sapete che penso di schiattarci? Per una memoria oscena che mi ritrovo? Brrr. Ok, bel boss davvero. Un gran bel boss questo. Sono morto. Sono morto. Sono morto. Sono morto perché volevo fare tanto il furbo. Vabbè. Incredibile. E niente, dai. Niente. Non mi posso muovere! Non l'ho... Ma... Ok. Bellissimo! Cazzo, che gran boss! Meraviglia. Va bene. Facciamo finta che sta merdaccia non si combatte con il coltello, ecco. Ho voluto fare questo tentativo, questa stronzata, e mi sono dovuto anche prendere la prima morte del gioco per una cazzata alla fine. E devo anche rifare il fluido con il composto con Rebecca adesso, pure. Comunque posso dire che è una cagata questa. Cioè, a livello di meccanica di gioco, con Jill, effettivamente con il composto, via. Quanto pare con Chris, il tuo discorso vale più o meno una sega. Va bene, quindi posiamo un attimo il coltello, sono abbastanza alterato attualmente, va bene. Riprendiamo. E no, mo vado direttamente di pompa, ha rotto tre quarti di cazzo, si può dire, sì, penso si possa dire. Proprio così, dritto di potenza. E, nel dubbio, considerando lo schifo di boss, porto pure quest'altra. E va bene. E va bene. Perché teoricamente, ora qual era il pensiero? Si può fare con il coltello per un semplicissimo motivo. L'ho cagata, giusto? Ma si può fare per un semplice motivo. Uno prima dovrebbe andare ad accoltellare tutti quelli che sono i vari tentacoli. Perché ad un certo punto rimane senza. Quindi puoi andare effettivamente sotto a... grattugiargli il pisello praticamente. Però... a tentacoli andati, o almeno credo che ad un certo punto non possa fare più nulla, e quindi rimane nella morte, nella disperazione più totale. Quello, però, vabbè, evidentemente. Non è bellissimo come boss, eh? Cioè, non è proprio stupendo. Non è meraviglioso, considerando come si comporta. È proprio tutto tranne che un bel boss, però vabbè. Allora... i dorsi dei libri, scambiamo sempre ste cose, sì. E beh, si doveva morire prima o poi, no?
Mi sta sulle palle che sono dovuto morire per una cosa evitabilissima realmente, per non aver voluto provare a fare una stronzata. Però vabbè, sti cazzi. A sto punto, tutto sto discorso del composto V-Jolt, vorrei capire a cosa serve in questo caso. Cioè, tanto per farmi perdere tempo, no? Cioè, ad altro non serve, cioè. Perdo tempo, va bene. Perdiamo tempo. Abbiamo del tempo da perdere, va bene. Quindi. Cioè, qua si deve fatturare, non è che l'hanno capito. Si fattura! Rebecca, si fattura. Ora io non lo ricordo giustamente come cazzarola si faceva. Devo riguardare la formula. Riprendiamo le bottiglie vuote. Ok. Abbiamo il rosso più l'acqua. Ok. Rosso più water. Questo fa il 4. Poi cosa c'era? 4, 6, 10, quindi il giallo. Il giallo Zafrans. Eccolo qui. Poi cosa avevamo? 1 e 6, 7. Quindi mi serve giallo zafferano e l'acqua. Ok. Più che giallo zafferano, quello lì è giallo piscio, però vabbè. Quindi combiniamo qua. Ora con questo facciamo 17. E mi serve UMB3, eccolo qua. Via. E combina. Perfetto, abbiamo di nuovo il V-Jolt, meraviglia. Che bossaccio, che bossaccio. Cioè, veramente che disgrazia. Probabilmente si può anche fare con la pistola ed esagero a portare il pompa, giusto? Però, diciamo che mi ha fatto un attimino girare le palle. Ecco. Tutto qui. Poche parole. Quindi riscendiamo con la nostra amica. L'amica Fritz. Ok, andiamo di sotto. Dov'è? Qua. Sì, Rebecca, sì. Che figura da barbino che ho fatto. Di qua si scende. Blim, 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 blim. Madonna, gli occhi, le diottrie. Ok. Risaliamo. Ok. Ah. E riutilizziamo il V-Jolt. Sembra il nome di un Pokémon, V-Jolt. Dov'è? Eccolo qua. Chi è di nuovo la seconda volta? Va bene, scoppia. Che finzione tutta sta roba. Allora mi non ho ancora capito a che serve sta roba, però vabbè. Vabbè, andiamo. Mo. Ok, mo, hai rotto tre quarti. Sappilo. Allora, posso da qua?
Aia, e non cominciamo di nuovo, Ah, perché si deve aprire. Ok. Ricarica! Madonna! Ok. Questo secondo me è uno spreco di colpi spaventoso, il pompa in questa situazione. Non lo so, questa... Questa lezze... Figlio di zoccola! Vabbè. Vabbè. Va bene. Oh, madonna, comunque. Ah! Ai ai ai, Chris. Andiamo. Fastidioso, fastidiosa come roba, sì. Fastidiosa, abbastanza. La porta non vuole aprirsi. Ok, di qua. Qui che c'è? Cos'è? Chiave della villa? Che chiave è questa? Ah, forma di elmo. A forma di olmo, ok. Qua risorse zero total, ok, e andiamo. Quindi si torna alla villa, in questo caso, ok. Dire un attimino... Oh, ehi. Hey. Chris! Sì, non hai fatto un cazzo, però va bene. Ma che sei stato di un debitore? Rebecca. Thanks. Ma di che? Chris, this is Richard's radio. A moment ago there was a transmission. Brad's still flying around, but I don't think he heard me. Okay, I'll keep the radio. We have to somehow let Brad know about us. Brad. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there if you need anything. Hmm. Anyway, I'm glad you were all right. Ok. Sterbetta, mentre che sta qua, che fa? Me ne privo? La prendo, tanto vado alla cassa oggetti, alla item rooms, che stava adesso di qua. Tutto devo salvare, perché rifare nuovamente, disgraziatamente, tutta sta roba mi farebbe girare non poco le palle. Ehi. Wesker? Wesker? Ehi. Alive. Bello lui. Exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wes? Zombie food. We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Hmm. Chris, I want you to check them out one more time. Continue my investigation here. Sure thing. Quanto basso, quanto bassa la voce di quest'uomo, va bene. Allora, qui che schifo. Ok, a buttare colpi contro le zanzare, Wesker, buttare i colpi. Potevi prenderle a pugni direttamente, va bene. Andiamo. Allora. Sto pensando. Ah, intanto si posa il pompa. Via questo. L'erbetta mischiata per ora può andare via. Questa magari la vado a combinare. Non ho erbette verdi, boh. Riprendiamo la pistolozza con i colpazzi e soprattutto si salva, ok, quindi va bene, let's save. Ok. E si torna alla villa, back to the mansion. Aia, minchia, le botte che do ogni volta al microfono, sorry. Ok. Allora.
Togliamo questo e torniamo alla villozza del cazzozzo. Allora, dietro. Ok. Sono scomparsi i serpenti? This is Brad. Answer me somehow, give me a sign. Krista Brad, can you hear me? Brad. Hai baffi, Chris. O comunque la peluria. Un po' di peluria baffosa. Va bene. Allora. Oh cazzo! Non ho parole. Non avevo visto fosse un minchia di cane. Via. E questi esplodono. No. Madonna, ma così tosti? Porca mignotta. Va bene. Altri? Che è sto suono? Ah, Chris. Che è sto suono? Ed era Chris che si muoveva effettivamente. Mamma mia. La paura di me stesso. Va bene. Allora. Qui. Ah! Va bene, lo Serpentos. Ocio. Nette pareva. Dimmi che m'avvel... Io non ho le cazzo di parole, mi ha avvelenato. Non ho le minchia di parole, mi ha avvelenato. Non ci sono parole. Non ci sono le cazzo di parole, mi ha avvelenato. Non è possibile sta roba però. Che sfiga. Oh. Vabbè. Torniamo indietro. Tra roba? No. Che palle. Poteva evitare, no? Allora. Qualche regalino. Bomba. Due spray. Ok. E i colpi del fucile. E un biglietto. Del tipo. Usa questo per proteggerti dal mostro incatenato e immune alle pistole. Ho anche aggiustato la maniglia per consentirti la fuga, Wesker. È un cuore di panna, Wesker. Wesker è Wesker cuore di panna da oggi. Wesker cuore di panna. Allora andiamo. Ok. Oh cazzo, mi sembra. Non è che ora è quel momento? Cazzo! Chris! Ecco, è quel momento. Gli Hunters! Che bellezza. Allora aspetta, perché con gli Hunter purtroppo si scherza veramente poco. Entra qui dentro. Allora, no. Allora, intanto. Loro si devono eliminare necessariamente. Quindi, direi, quello che si deve fare è, intanto, esatto. Merda, ma tu vuoi vedere che io non ho adesso modo di... Se io... Scusami un attimo, intanto... Vabbè, questo lo devo riprendere. Se io faccio una roba del tipo questa e provo a combinare con questa, funziona? Non voglio esaminarla. Porco Giuda, devo usare per forza quella suprema? Che palle però che siete. Che palle, veramente. Che due coglioni.
E va bene, usiamo quella. Però che palle, mamma mia. Uno spreco. E vabbè, vaffanculo però. Ok. Allora, si salva perché onestamente questi stronzi sono di una letalità fuori dal comune. Hanno un attacco che sciotta. Quindi la cautela prima di tutto con loro. E ok. Vantaggio completato. Via questo. E ora subito ci si attrezza in questa maniera. Proprio cattivissimi. E appena usciti facciamo fuoco. Tipo ora. Boom. Ancora è vivo. Madonna. Ok. Lui è andato. L'importante è questo. Allora, la chiave dell'elmo. La chiave dell'elmo. Adesso c'è lo studio nel cercare di capire quali sono queste porte da aprire con la chiave dell'elmo. Questa qui che c'è, dove appunto c'era la mappa, penso sia una di queste già. Esattamente. E quindi va bene. In questa entriamo. Poi le altre ore da capire realmente. Dio, ricordo sta stanza. Ula! ok. No! Va bene. Allora, la statuetta. Dobbiamo spingerla dentro. Non mi ricordo male. Ma non ci arriverò mai di sto passo, secondo me. Giusto? Ma... Ok. Non mi ricordo dove la devo portare. Forse era a sinistra. Sì. Allora aspetta. Devo essere veloce. Come un fulmine. Via! Ok. E ti spingo di qua. Vabbè, ci sono, dai. Ok. Va bene. E qui abbiamo... Vabbè, una granata. Not bad. E poi... Buco ai tuoi piedi, ma non si riesce a vederci dentro. Scendere, sì. Libro. Ultimo libro, volume 1. Cosa contiene... Sulla copertina, Eagle of South, Wolf of North. L'aquila del lupo del sud, del nord. In che senso? Fammi capire. Va bene. Dentro abbiamo una medaglia. Medaglia dell'aquila. Sapete che non ricordo l'utilità? 29 novembre 1967. Non posso fuggire. Ho provato in ogni modo, ma ora non mi resta che rassegnarmi alla realtà. Sono in trappola. Sono stato dappertutto. Ho esplorato il laboratorio, con tutte quelle grosse fiale di vetro, piene di formaldeide. E sono stato in quelle buie e inquietanti caverne. Cosa mi resta da fare? Lì per lì non ho creduto ai miei occhi, ma quella scarpa nel corridoio aveva un aspetto familiare. Come di riflesso, un nome mi è affiorato alla mente. Jessica! Non voglio credere che abbia subito la mia stessa sorte. No, non posso rinunciare a sperare. Devo continuare a credere che siano vive. 30 novembre 1967. Negli ultimi giorni non ho mangiato né bevuto. Mi sembra di impazzire. Perché mi sta succedendo tutto ciò? Perché devo morire in questo modo? Ero troppo ossessionato dalla progettazione di questa orribile villa. Avrei dovuto pensarci due volte. 31 novembre 1967. Era un tunnel sotterraneo, buio e umido, che si è rivelato un ennesimo vicolo cieco. Ma nonostante l'oscurità, qualcosa ha attirato il mio sguardo. Ho acceso il mio ultimo fiammifero per vedere di cosa si trattava. Una tomba.
ma sulla lapide era inciso il mio nome, George Trevor. In quel momento ho capito tutto. Quei bastardi sapevano sin dall'inizio che sarei morto qui, ed io sono caduto nella loro trappola. Ma ora è troppo tardi. Sto perdendo il controllo. Tutto è così distante. Jessica, Lisa, perdonatemi. Il mio egoismo vi ha trascinato in questa dannata cospirazione. Perdonatemi. Prego Dio che accetti la mia morte in cambio della vostra salvezza. George Trevor. Poracci, comunque. Un nome inciso sulla piccola lapide. George Trevor. C'è un interruttore? Yes. E si scende. Sto cercando di capire questo emblema e cosa potrebbe servire, però... Ah, forse... Che cosa è stato? Ula, salve. Ok. Ancora vivo! No, non dirmi che ma... Cioè, ma io dico una cosa. Ma a livello di stronzaggine, da 1 a 7000, quanto è qualificabile questa cosa? Cos'è che mi ha ucciso? La morte sua? Non ho capito. Cos'è che, cioè, non che mi ha ucciso, che mi ha avvelenato? Il fatto che sia morto e ha rilasciato lo schifo? Cioè, veramente a sti livelli? Però, porca puttana, veramente. Ora sono avvelenato, disperato. Bene. Ma domanda, il veleno, perché non ricordo sta roba, il veleno in questo gioco finisce da solo? Cioè ha un countdown oppure equivale a morte in questo caso? Perché io non ricordo. Ma rossa più verde, il problema è che rossa più verde non posso fare una sega. Cioè prendo rossa più blu, volevo dire. Prendo la blu nella speranza di trovarne una rossa. Che devo fare? Via tu. Quello sai che doveva essere un colpo alla testa che doveva farti scoppiare quel minchia di cervello in modo tale da usare non solo un colpo, ma non avere poi rotture di coglioni a seguire, giusto? Che due palle. Commutare, commutiamolo, funziona di nuovo, va bene, però che... Che bellezza. Servirebbe un'erbetta verde, Chris, lo sai, vero? L'hai aperta. Ehi, lo so che l'ho aperta. Allora. Salve. Qui è dove c'è... Merda. Ecco cosa c'è. La merda c'è. Via! Qua l'ascensore c'è, che ora dovrebbe funzionare, quindi. Yes. E via. Allora. Ok. Era la musichetta quella classica degli ascensori, no? Quella rilassante. Qui abbiamo... Disgrazia. Ok. Basta? Ok, perfetto. Questo subito direi combiniamo. E usiamo, perché va bene, usiamo. Ce n'è uno, beh. Ce n'è uno, beh. Eccoti. Perché non era un colpo alla testa? Va bene. Va bene. Allora, cosa abbiamo qua? Questa cos'è? Non sembra che si possa usare. In stile asiatico è appeso alla parete, ma l'immagine che vi è dipinta è in stile occidentale. Ah, c'è questa forma di... Questa appropriazione culturale. Ok. Va bene. E qui dentro abbiamo... Boh. Vediamo. Ok. Colpi di magnum. Un po' di spazio, va bene, però va bene. Magnum che io non ho tra l'altro ancora. Granata, va bene. E quella è la batteria. Quella mi serve. Quella mi serve. Questa serve, cazzo. Questa sì. Allora andiamo.
Lei è aperta. Che cos'è? Allora. Oddio, dove sono? Dove sto? Ah, ok. Oh, merda, all'inferno sto. È andato? Ma manco per il cazzo è andato quello. Beh, si è rialzato, infatti, bene. E... Ula! Ah no, si è rialzato quello. Vabbè, comunque devo andare di qua se non mi sbaglio. Sì, ricarichiamo il pompazzo. E per ora si mantiene il pompa perché è una zona... Ok, questa... Ora la apro, va bene. Allora... Cosa abbiamo qua? Ah, questo si salva, questo si fa. Roba santa. Quindi intanto possiamo i colpi della Magnums. Via. Per ora possiamo la batteria. Per ora la medaglia dell'Aquila. E salviamo nel frattempo. Ok. Ok. Allora. Possiamo questo e direi di tornare su. Sì, dove ho aperto la porta con la chiave dell'elmo per vedere cosa c'è. Quindi si torna sopra. Era questa, giusto? Questa qua, sì. Via. Allora. Ah, ok. Va bene. Cartuccio del fucile, sì. Questa si dovrebbe spegnere, giusto? Yes. Allora, documento intanto. Messaggio al responsabile della sicurezza. Top secret. Ok. All'attenzione di responsabile della sicurezza, inviato 22 luglio 1998, ore 2:13. Il giorno X si sta avvicinando. Faccia eseguire le seguenti procedure nella prossima settimana. È richiesta un'azione immediata. 1. Attirare i membri della STARS nella tenuta e registrare i dati del loro combattimento contro le armi bio-organiche. 2. Raccogliere due embrioni di ogni specie mutata, ad eccezione del Tyrant. Eliminare il Tyrant. 3. Distruggere completamente il laboratorio delle Arclay, compresi lo staff e le cavie. Mascherare il tutto come un incidente. Una volta portati a termine tali compiti, ritornare al quartier generale per ulteriori istruzioni. Se per qualsiasi motivo la missione non potrà essere completata nel tempo stabilito, si metta immediatamente in contatto con noi. In caso di situazioni di emergenza, chiami direttamente il numero 5691. Buona fortuna. Quartier Generale Umbrella, Umbrella Inc. Tutto un piano ben studiato degli stronzi, allora. Qua il pugnale. Ok. Mo spostiamo questo di qua. Un pochino più in qua, magari. Ok. Teoricamente non posso fare nulla fin quando... infatti, fin quando l'aquilozzo guarda. Quindi ci si muove in questa maniera. Si scende di qua. Si passa di sotto. Però devo spostare anche questo, quindi vabbè. Dobbiamo farla un pochino più lunga. Spostiamo questo. Guarda di qua, guardami, 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 guardami. Bravo, guardami. Non mi vedi, non mi vedi. Non mi vedi. Ok, sì. Gemma gialla. Va bene. Guardami, 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 guardami. Ok, torniamo di qua. Saliamo qua. E prendiamo anche questa.
Yes, gemma rossa, va bene. Le abbiamo praticamente tutte, quindi si torna nella stanza della statua della tigre. Quindi usciamo, scendiamo di qua. Aia, cazzo, l'hunter, via, gli hunter, porca merda. Va bene. Ok, salve, com'è? Voi sempre qua tranquilli. Quindi andiamo qua. Allora, e rieccoci. Allora, rimettiamo questa. E però, sto pensando, va bene, grazie. E l'altra gemma? Posso tipo, no, non penso togliere una e... Serve, no, ok, serve ad un altro motivo, mi sembra, giusto? Serve, no, 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 ok, giusto così, serve ad un'altra ragione, effettivamente. Quindi per ora la tengo... Perché non è nemmeno troppo lontana la ragione, se non mi ricordo male. Porca puttana. Ok. Ora, la chiave dell'elmo dovrebbe aprire anche quella che c'è in nel salone a destra. Quindi, andiamo di qua. Non ricordo male, giusto? Vediamo. Teoricamente, sì. Ce n'è una chiusa lì. Sì, 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 sì. Quindi, ok. Spero sia anche l'ultima porta da aprire con la chiave dell'elmo. So che non ricordo. Intanto qua devo mettere un attimino sta roba under load. Ok. E andiamo, ok. Allora, questa intendevo. Vero? Cazzo, non è l'ultima. Non è l'ultima. Va bene. Allora, che abbiamo? Contiene una specie di organo interno. Non si capisce se è di origine umana o animale. Che bellezza. C'è un paragrafo scritto a mano, senza alcuna data. Non è cambiato niente. Non avrei mai immaginato che questa stanza, progettata come esperimento, mi sarebbe stata così utile. Posso nascondermi qui per un po', perché nessuno conosce l'esistenza della stanza segreta dietro questo quadro, nemmeno Sir Spencer. Il quadro di un castello, in fondo alla stanza delle opere d'arte. Stanza segreta, ok, ok, ok. Allora, abbiamo robette. E qui? Eccolo, un cazzo di che non prenderò. Mai, mai, mai. Puoi stare lì dove sei, stai fresco. Eh no, mi riempio l'inventario in questo momento, è una roba un po' tragica. Qui abbiamo... Salve! È uno specchio, merda. È uno specchio di specchio. Allora, qui c'è un pugnale. Ok. Qua abbiamo un porta gioie, un porta disgrazie, che prendo. E mi sa che questo si combina alla gemma, no? Niente di insolito, niente di insolito, niente di insolito. Rientranza. Proviamo. Yes! Adesso, ah cazzo, il... Oh merda. Io in queste cose diciamo che faccio leggermente pena ogni volta. Sì. Allora, intanto provo a metterli tutti, giusto? Andando per logica... Porca Eva, porca Eva. Togli sta merda, ok. Questo lo mettiamo qua, perché sembra la posizione più ideale. No. Questo mi sembra il pezzo centrale. Oddio. Non proprio. No, 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 no. Togli via sta roba. Allora.
Mi sa che non è messo in... No, mi sa che questo qui non è messo in posizione corretta. Potrebbe stare in qualsiasi maniera, potrebbe andare. Sto pensando. Forse... Così no, abbiamo capito. Possibile vada in questa maniera? Ok. No, ma perché? Perché se... Vedi quando uno dice sti cazzo di... Vabbè, pazzesca sta roba. Allora, i controlli di sta cosa fanno pietà. Pietà. Pietà, schifo e pietà, penso si possa dire. Ok. Lo devi lasciare qui. Sì, basta, questo lo lascerò lì. Poi. Allora prendiamo tipo sì, forse, ma non lo so. Ok. Può essere che... Sì. Guarda. Guarda che devo beccare il frame, il pixel. Guarda che se non becca il pixel... Ok. Ma vaffanculo, va. Contiene una spilla. In realtà non è una spilla, esatto, ha la forma di una chiave. Ed è quella che apre. Se non mi sbaglio male. Se non mi sbaglio male. Va bene, dai. Se non mi sbaglio male. Se non mi sbaglio. Ecco. Vabbè. Capite, mi sono le 11 meno 10, mi sono alzato alle 8, quindi ho un attimo di... Un po' di risentimenti, va bene. Se non mi sbaglio male, comunque è simpatica se non mi sbaglio male. Allora, ora, c'è ancora una porta da aprire con la chiave dell'elmo. C'è ancora una porta da aprire con la chiave dell'elmo. Però intanto forse conviene andare. Conviene. La possiamo fare. Ce la possiamo fare, ce la si può fare. Che sia quella? Mi sa che è quella, sì. Mi sa che è quella. Allora io direi allora quindi prima di andare ad aprire quella porta. Facciamo sto discorso, ok. Andiamo prima a quella porta. Quindi. Però io prima vorrei andare a posare alcune di queste robette che mi ritrovo. Quindi andiamo di qua. Ok. Sta rotta. Ehi là. No, che? Ha preso vita. E che è? Chi è? No! Ma che è? Ma vuoi morire? Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Oh cazzo. Andato? Non è vero. Ora sì però, giusto? Sembrerebbe. Va bene. Stava ruttando comunque, hanno dei momenti dove ruttano a tratti. Rutti ad intermittenza, li chiamerei. Vabbè. Allora. Via il disco mo per ora. La chiave dell'elmo la tengo perché credo... No, la chiave dell'elmo, scusate, quella della famiglia Spencer, dell'emblema degli Spencer, perché tanto serve solo per quella stanza, quindi alla fine. E tra l'altro questa qui dell'elmo, teoricamente aprendo quest'ultima porta,
Dovrebbe potersi scartare. Beh, ora vediamo. Ah, intanto torniamo di qua. Quindi si va. Ancora tu, sempre vivo. Com'è? Tranquillo. Quel cazzo di zombie continua a specchiarsi sullo stesso specchio da inizio gioco. Narcisista al massimo, va bene. Abbiamo anche gli zombie narcisisti. Allora, intendevo questa porta, giusto? Questa. Che soddisfazione, cazzo, leggere non ti serve più, è una meraviglia. Però non ricordo dove porta, onestamente. Sono fottuto. Perché ho capito. Ok, c'è un'erbetta almeno. Ho capito dove porta adesso. All'altro scontro con Yon. Di nuovo con il serpentazzo. Porca puttanazza. Oh merda. Ah! Via! Beh, con il pompa dovrebbe essere gestibile. Salve. Com'è? Magari non ci facciamo beccare. Con calma. Con ulla. Stiamo attenti. Ok, via. Va bene, carichiamo in questa maniera. La OG Way. Quanto tosto. Ok. Andato. Stavolta è andato, effettivamente. Ma non rompere più le palle. Resta morto. Ok. Allora. Però troppi utilizzi del colpo del pompa in ogni caso, cioè non mi piace questo utilizzo. Ultimo libro, volume 2. Ok. Questo contiene Medaglia del Lupo, invece. Ok, medaglia del lupo. Va bene. Va bene. La porta si apre? No, sempre non si apre. Ah, io sto pensando ad una cosa. Mi sa che devo andare a riprendere. Magari la saliamo la scala, grazie Chris. Devo andare a riprendere poi l'emblema dove c'era il passaggio del. Forse può essere. Cazzo, non ricordo. Però non ora, mi sa. Non ora, ok. Perché ho anche la batteria, quindi in ogni caso dovrò tornare. Ci sono un po' di giretti da fare, ok. Andiamo di qua. Allora. Ok. E vedi qua. Ok. Ok, di là, sì. Da questa parte, questa è la via. Ok. Di qua. Allora.
Allora, i due medaglioni per ora li poserei. Quindi con calma facciamo una robetta del tipo. E salvo soprattutto. E salvo soprattutto. Quindi. Allora. Cioè il medaglione, non i due medaglioni, ok. Posiamo questa, posiamo questa, posiamo questa. Prendiamo per ora il save. Ok. Salviamo. Alla grande. Qua. Ok. Bum 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 bum. Si riposa questo e beh, andiamo così. Andiamo così. Solo con la chiave. E qua. Grazie Wesker. Cuore di panna. Occhio all'Hunter. Era uno solo, giusto? Merda. Ok. Ho sbagliato nel timing. Va bene. Proprio è andata di merda perché potevo evitare, esatto, di farmi colpire. Invece proprio nulla. Ho preso i colpi. Ho buttato tre colpi di pompa. Potevo tranquillamente entrare ed uscire senza fare tutto sto casino. Oh no. Rebecca, is she upstairs? È upstairs, però io non ricordo bene dove. Merda. Is she upstairs? Ho capito upstairs. Upstairs. Upstairs, upstairs, upstairs. E forse la stanza del fischietto? Può essere? Non ricordo. Via, vediamo. Mi sembra di sì, eh? Mi sembra di sì. Ma io spero perché non ricordo onestamente. E in base a dove si è sentito... Teoricamente, no? Qua? Qui? Ti prego, perché se no non saprei, onestamente. Oh! Oh no! Chris! E che cazzo! Rebecca. Rebecca. You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool. And use your better judgment. Got it? Better judgment. I can handle myself. Sì. Good luck. Pollice in su. E anche voi nel dubbio. Pollice in su. Dimmi. I didn't mean to get you worried. Non volevo metterti in ansia. Io sento robe comunque. Mi hai fatto usare tre colpi di pompa. Mi fai stare in attenzione rosso. Cosa fai a dire non volevo metterti in ansia? Non dire nulla, stai nel tuo, non dire nulla. Mantieniti nel tuo e non dire nulla, Rebecca. Per favore, cortesemente. Allora. Troppi colpi di pompa, troppi colpi di pompa. Mi stanno preoccupando, onestamente. Mi stanno terrorizzando queste cose. Allora, torniamo sotto. Usiamo uno spray medico, proprio ce lo chiaviamo in fronte. E torniamo nella stanza dell'emblema degli Spencers. Quindi va bene con questo. Ok. Aia. Allora torniamo di qua. Oddio, che rutto potente.
Che soddisfazione. Ok. Torniamo qui. Ora. Sì. E luce fu. Cos'è? Oggetto metallico. Ok. Basta? Di libri di scienza hanno a che fare con la biologia. Ah, t'ho visto! Granata! Non c'è più nulla, beh? Non è vero, è rossa. È rossa. Qualcosa c'è. Ah, va. Riaccendi sto cazzo de coso. Grazie. Forse il cassetto? Magari, Chris. Non è possibile. Me la stai contando malissimo. C'erano i cartridges. Va bene. L'oggetto metallico teoricamente non serve ora comunque. Io devo andare. Allora, ho preso la batteria, quindi so perfettamente cosa devo fare. Devo tornare dove c'era la cascata. Dove c'era la cascata. Intanto mi rimetto la pistola. Mi rimetto la pistola, giusto? Penso di sì. Penso di sì, sto pensando a quello che potrebbe esserci, ma... Per ora andiamo con la pistols. Questo per ora si deve posare. Prendiamo... Intanto qui i colpi voglio mettere. Li voglio in una posizione specifica. Qua mettiamo la batteria e la manovella. E la manovella, giusto. La manovella. Ok, non la devo scordare. E possiamo andare. Ok. Andiamo di qua. Sì. Giusto, sì. Ok. Quello lì lo devo riprendere in futuro. Io in tutto questo potevo prendere, però... Vabbè. Allora. Di qua. Sì. Non c'è nessuno, beh? Ok. La batteria, la batteria. Qua non c'è l'ascensore, giustamente. Ok. Quindi devo fare la seguente cosa. Andiamo di qua. Mi auguro non ci siano di nuovi serpentozzi. Perché di rifinire avvelenato... Mi girerebbero leggermente le bolas. Andiamo di qua. Perché prima devo mettere la batteria. No, 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 non riparti, non ricominciare perché... Chris? Poi cos'è? Ricascano di nuovo dal cielo? Cioè, non ho capito, sono... loro tornano... Da dove minchia stanno cadendo questi serpenti? Dal cielo? Cioè, non l'ho capito. Non c'è nessuno, beh? Nessuno? Nessuno? Non è vero. Invece sì. No? Nessuno, ok. Ah, mettiamo la batteria. Comunque ho 5 granate. 5 granate. Ok. Adesso io devo fare questo. Devo tornare di qua. Riusare la manovella. Da questo lato. E facendo la seguente cosa, noi dreniamo l'acqua dal lato della cascata. La mettiamo da questo lato, però effettivamente la togliamo dalla cascata.
Così possiamo passare. Big Brain. Quindi. Ok. Sembra essersi interrotto, esatto. Ora possiamo andare. Meraviglia. Stupendo. Allora. Di qua. Eccola, dentro. Dentro la caverna. Allora, calma adesso qui dentro. Prendiamo l'erbetta blu. Ok, perfetto. Allora, posiamo questa. Posiamo questa. Non mi ricordo se può servire adesso. No, perché serve un altro tipo di manovella, mi ricordo quello. Tanto salviamo. Non si sa mai. Però mi sa che realmente qui dentro voglio andare avanti con il pompa, perché se non mi ricordo male, altri hunter. E gli hunter non si combattono con la pistola, nemmeno per sbaglio. Quindi, tanto via questo. Tanto via questa, riprendiamo i colpi del pompa e via. Andiamo così. Dovrebbe essere la scelta giusta. Ok. Che abbiamo? Aspetta. Ok. È la scelta giusta. C'è un masso bello grande di qua. E va bene, non me ne privo. Qui. Ah, fonte di alimentazione, ascensore, c'è una botola rotonda, aprirla, lo stantuffo. La roba dello stantuffo. Che però attualmente non posso fare perché manca. Manca il pezzo sotto. L'ho visto sbrilluccicare robe. Ok. Caricatore della pistola. Vabbè. Lo prendo perché. Perché va bene. Allora. Salve. Che cosa? Enrico. Enrico. Come any closer, Chris. No, non venire, don't come. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Ah. Enrico. Ecco. Well. Poraccio. Enrico. E via così. Schiattato Enrico. La manovella, l'altra. Ucciso con un colpo solo. Chi potrebbe essere stato? Ma chiunque. Che cosa vuol dire ucciso con un colpo solo? Chi potrebbe essere stato? Per la precisione? Forse. Ha qualcosa in mano. Manovella. Ok. Rip. Cosa mai poteva sapere? Realmente te l'ha detto, Chris.
Oh porca merda. Facciamolo alzare. Quadratura un po' particolare. Va bene. Realmente te l'ha detto comunque Chris, cosa poteva essere, cosa poteva sapere. Però va bene. Allora, cos'è questo che sbriluccica? Altri colpi pistola? Ok. Allora aspetta, per ora quello che voglio fare è intanto tornare di qua. Oh no! Via! Alzati! Ok! Alzati! Ok! Basta? Teoria! Anche basta! Anche meno, una certa! Ok! Troppe cose sapeva Enrico. Quel baffo conosceva troppo. Allora, ha visto troppe cose. Io intanto risalverei. Ma intanto si posano questi. Si posa questa. Si posa lo stantuffo. Si salva nel frattempo. Eccolo qua. E ora posso usare un foro esagonale fatto per una manopola manovella manopola ma, manopola per una manovella esagonale. Una manopola si può passare? Se puede? Posso? Grazie, però continuo a tenerla perché se non mi sbaglio ancora serve, se non vado errato. Allora, lanciafiamme. Oh cazzo. 100%. Brumotti? Questa palla è poco convincente. Un masso enorme blocca il passaggio. Va bene. Merda! Momento! Indiana Jones! Ok. Atletismo puro. Tranquillo, tutto a posto. Non è successo niente, Chris. Cioè, ti vedo perplesso. Va bene, dai. Stai una favola. Allora, il masso che bloccava il passaggio, il casso che bloccava il massaggio, bloccava qualcosa. Colpi di pompa. Not bad. Il lanciafiamme realmente è inutile. Se non per magari solo questa parte, se non mi ricordo male. Perché dovrebbe esserci il ragnozzo grande e grosso e cattivo. Sì. Salve. Ed usiamolo allora. Perché no? Non dirmi che mi hai avvelenato. Madonna, sto lanciafiamme, che tristezza. Ma gli sta facendo... È andato? È andato. 38%, c'è già scarico praticamente. Sì, ma c'è l'altro ragnaccio. Porca troia. Coltello sopravvivenza. Ah, perché devo... Ok, e infatti qua ci sono le robette. Basta? Questo? Beh, apriamo. Tia. Tie. Tie. Oh merda. Tie. Tie. Chris. Ok. Prr.
Allora, che abbiamo di qua? Oltre che una serie di... Mappa Giardino B1. Oltre che una serie di erbette che onestamente non servono a sto punto. Allora, qua mi sembri dover mettere, infatti. Sì. Vabbè. Saluti al lanciafiamme. È stato un gran compagno di avventure. Ahia, solito botte al microfono che se non le do non sono io. Qua cosa c'è? È un altro masso quello? È un altro momento Indiana Jones? Penso di sì. Giusto? Lo devo riusare, nuovo? Merda. Inquadratura, questo cambio. Dritto a sinistra, dritto a sinistra, dritto a sinistra. Cazzo! Grande. Ok. Va bene. Allora, questo cos'era? No, no, non mi servono cure in questo momento. Sono pieno di cure. Sono fottutamente ricoperto da cure. Ma sapete che forse si finisce in sta parte? Sapete che forse la famo sporca? Allora, intanto vorrei capire. Aspetta, forse lo devo spingere di qua. Giusto? Sì. Ok. Ora riusiamolo e tiriamolo di via. La statuozza della Madonnina la respingiamo qua. E un altro giro lo deve fare però. La baby. Quindi rispingiamola. Ora dovrebbe andare. Ok. Ed ora spingiamola nella fessura. Più o meno così dovrebbe andare. No, Chris, non dobbiamo girare noi. Chris, you spin me round, round, baby, right round. Di qua. Quasi perfetto. Un pochino. Basta. Ora. Ok. Abbiamo l'altro pezzo dello stantuffo. Ok. Perfetto. Perfetto. Va bene. Rusciamo di qua. Come cazzarola si usciva? Ok, di qua. Allora si deve tornare indietro. Di qua. Ok. Ehi là, vieni, stai calmo, rialzati, buo. No, il timing, si è fottuto il timing lì, siamo sterbetta a sto punto, vabbè. Ok, doveva attaccarmi per forza lo stronzo, il disgraziato. Allora, dov'era la... non di qua sicuramente, ma... di qua. Ok. Allora.
Prima di fare qualsiasi cosa, questa mi sembra di poterla togliere a sto punto. Penso di sì. Coltello pure, prendiamo l'altro pezzo dello stantuffo e prendiamo semplicemente il save. Eccolo qua. Perfetto. Wow. Ok. Posa. Combina. Esaminiamolo. Sì. Ancora gira. Però mettiamo dal lato giusto. Ok. Ancora. Boh. Allora, 4, 2, 3, 1. Va bene. 4, 2, 3, 1. E via di qua. Salvato giusto perché me lo sono. Sì, ho salvato. Ok, ho avuto un momento. Ho avuto un attimo di. Di smemorizzazione. Allora, lo stantuffo via qui dentro. Ed ora andiamo in quello che è l'ordine. Sì. 4, 2, 3, 1. Perfetto. Ok. Meraviglia, meraviglia. E si scende. Sì. You spin me round, round, baby, right round, right round, right round. Allora, che abbiamo qua? Ah, la cassa oggetti. Boh, Dio, la cassa oggetti. Scendiamo. C'è la cassa, ma non c'è la macchina per salvare. Sempre un po' suspicious come cosa. Questo? Pressa per rifiuti. C'è un interruttore, premere. Ovviamente non sto pressando nulla in questo caso. Va bene. Ok. No, beh, allora direi di tornare sopra. Ah, ok, penso di aver capito. Penso di avere capito. Vediamo. Intanto si deve tornare. Si va di qua. Ok. Let's go. La ricordo. Aia. Eccola la signorina. No. Stiamo calmi. Questa che cosa faceva? Ah, ok. Mi devo ricordare un attimino. Intanto ste due, avendole qua, le prendo e le combino, tanto. E questo è uno. Ora. Merda, ma se è veloce. Porca miseria. Di qua forse. Sì. Veloce la ragazza. La giovanotta. Allora, che abbiamo? Si sale, ricordavo bene. Per prendere. E oddio, praticamente riempio completamente l'inventario. Porca merda. No, mi va bene i colpi della Magnum.
Ma non quelli di pistola, ce ne ho veramente a bizzeffe e a sto punto non servono nemmeno più. Questa, ok, la devo spostare lì, nel montacarichi. E ripensando, ci sarebbe stato giocabile a difficile effettivamente. Normale, una volta che il gioco lo conosci, scorre. Scorre che è un piacere, però vabbè, alla fine. Macchinario per il trasporto di materiali, avviarlo, sì. Questo non esclude la possibilità che io possa tornare su questi giochi in futuro e magari con delle challenge specifiche, del tipo difficile solo coltello, del tipo difficile solo respirando, del tipo difficile eliminando il gioco e ristallandolo, una cosa del genere, no? Tipo queste situazioni. Beh, si può fare volendo, delle varie challenge. Allora, devo tornare indietro. Merda, attacca. Attacca. Finisci l'animazione perché a quanto pare tu danneggi anche semplicemente guardando, alitando. Va bene. E torniamo qua. You spin me. Allora, la cassa l'ha portata qui, se non ricordo male. Scendiamo. Cosa ho preso? Ah, col caricatore pistola, a caso. Vabbè, allora mettiamolo nella cassa questo. 178 colpi per la pistola. Bah. Allora, spingiamo. Ok. E via nella pressa. Ok, allora. Ora si pressa effettivamente. Yes. Ok. Eccolo. In realtà questo è rotto, però serve per metterlo nel gancio, ecco, nel supporto. Fuori uso, sì, rotto comunque, vabbè. Siamo lì, non rompiamo. Allora, andiamo, torniamo di nuovo là. Aia. Ma intanto poserei i colpi della Magnum, accumulandoli agli altri. Ok. Va bene, andiamo. Ok. Allora. Signora, com'è? Dov'è? Sei proprio in una zona no brutta di più. Merda. Dai, fai il tuo, va bene. Ok, ora non mi ricordo bene perché ha tempo sto discorso. A destra? Andiamo di qua. Mi sembra girando di qua, giusto? Oh cazzo. Eccolo, eccolo, eccolo. Metti. Perfetto. È dentro. Andata benissimo, va bene. Abbiamo qua? Un po' di disperazione. Il tavolo è cosparso di bambole vecchie, logore e di candele usate. Il fuoco non arde, ma sembra che il camino sia stato utilizzato. Un'enorme collezione di bambole di vario tipo. Sono tutte vecchie e logore. Va bene. Dai, Chris, muoviti! Lo serpentos. Ok, ma qua abbiamo. Ah, qua c'è un pugnale. L'ennesimo, ok. Porta gioie. Un altro. Ok.
Anello di pietra. Foto di famiglia e appunti. C'è scritto qualcosa sul retro. Virus progenitore somministrato, 10 novembre 1967. Jessica, virus somministrato, tipo A. Plasmolisi del tessuto durante attivazione cellulare. Fusione virus. Negativa. Azione. Soggetto eliminato. Lisa, virus somministrato, tipo B. Plasmolisi del tessuto durante attivazione cellulare. Fusione virus. Positiva ma ritardata. Mutazioni fisiche. Osservazione costante dei risultati. Stato. Osservazione protettiva continua. George. Azione. Terminato. 30 novembre 1967. C'è un diario abbandonato. 14 novembre 1967. Quell'iniezione mi ha lasciata stordita. Mi ha lasciato stordita. Non vedo la mamma. Dove l'hanno portata? Mi aveva promesso che saremmo fuggite insieme. È scappata da solo lasciandomi qui? 15 novembre 1967. Ho trovato la mamma. Abbiamo mangiato insieme. Era molto felice. Ma lei non era la mia vera mamma. Stesso viso, ma diversa dentro. Devo trovare la mamma. Devo restituire alla mamma il suo viso. Ho preso il viso della mamma. Nessuno può avere la mamma a parte me. Attacco il suo viso al mio corpo così lei non va via. Perché la mamma è triste senza il suo viso. Va bene. 17 novembre 1907. Odore della mamma da dentro la scatola. Forse la mia vera mamma è lì. La scatola di pietra è dura. Fa male. La fune d'acciaio mi ostacola. Le quattro pietre non mi fanno vedere la mamma. È storia di una famiglia felice. Questo letto è ancora caldo. Storia di una famigliola felice, va bene. Meraviglia. Allora, qua abbiamo diverse erbette. Non prendo quella verde. Un paio di vecchi barili apparentemente pieni d'acqua. Però prendo quella blu, non si sa mai, e la combino. Tanto. Detto la combino, Chris. E prendiamo anche questa nel frattempo. Boh, e qui ci siamo. Andiamo. Comunque, penso davvero si possa finire in questa parte. Penso di sì. Eh sì. Ok, siamo tornati qua. Allora, quello che voglio fare prima di tutto è... Tanto può essere questa. Portare l'emblema... Beh, possiamo anche questa a sto punto. Intanto salverei, ecco. Quello lo tengo per ora. Porto... Dov'è? Lo stemma convento. Devo salvare però, prima di tutto... Dove cazzo era la style? Nastro. Eccolo. E salviamo. Ah, ma forse già posso combinare... Sorry. Giustamente. Sì, infatti. Allora. Dicevo, salviamo. Se non mi ricordo male, lo stemma convento serve a recuperare la magnum. Penso sia solo quello da dover mettere. Forse? Può essere? Boh, non ricordo. Ora vediamo. Allora. Posiamo questo. Va bene, andiamo così. E via. Ok. Aia, mignotta ladra il microfono. Ok. Via di qua. Salve. Ok.
E via. Tu che cazzo ci fai qua? Voi che cazzo ci fate qua? Salve, lei? Fuori dalle palle. Ok. Può essere? No, l'ho cagata. Bene. Ah, qua. Sì, va bene. Ok. Madonna, li devo prendere tutti e tre. Va bene. Allora. Ah, hanno dei simboli. Vabbè, ma non è un... Cioè, scusate. No? Ah, perché li devo... Giusto? Sì. È realmente una stronzata, non è un... Non è niente questo. Vabbè. Ok. E ok. Ora mettiamoli. Uno. Due. E tre. Ah. Ok. Eccola. Revolver Magnum. Questa fa i buchi pesanti. Lo evitiamo. E torniamo di nuovo alla villetta. Ma sì, dai, considerando quanto manca, ormai tiriamo fino alla fine. Cioè, si sopravvive. Tanto c'è la parte del laboratorio, quindi vabbè, non è che... Quindi ok. Allora, di qua. Ma prendiamo questo. Yes. Ok. E andiamo. Allora, io poserei la Magnum comunque. Ok, e via. Allora, scendiamo da sopra così la facciamo un po' più easy. Mettiamo i due stavolta. Uno. E due. Aperta. Sta calma, Lisa. Dall'altro lato di questa porta. Che cosa c'è, la porca? Yes. Allora, ma cazzo, aspetta, ma qua dovrebbe esserci una cassa, infatti sì.
Allora, se non mi ricordo male, intanto salvo, intanto prendo il nastrino per salvare. Mi devo anche portare con me gli emblemi. Almeno la medaglia, medaglie, cioè. Uno e due. Eh sì, eh sì. Ok. E si salva. Brum, brum, E questa robetta, no, questa robetta la posiamo. Va bene, andiamo così, dai. Let's go. Roba brutta. Famolo un altro giro, Chris. Allora si scende di qua. Ula. You're a bit of a mess up. You're a bit of a Chris, mess up. take a piece of the action. Ok. Qui, Wesker, fai il tuo. Io vado. Sii utile. Ok. Ola. Salve. Va bene. Chris. Wesker. Whisky. No, Chris, spingi sta merda. Va bene. L'ultima. Dai. Ok. You're a bit of a mess up. Matre. Matre. Tua mamma. Questa è il finale di una. La fine della storia di una famiglia felice. Va bene, questo. Perfetto. C'è uno scheletro, ma anche qualcos'altro. Una foto di famiglia. E una lettera. Cara Lisa. Col passare dei giorni sento che la lucidità mi sta abbandonando sempre di più. Gli uomini vestiti di bianco mi fanno delle iniezioni che hanno alleviato il prurito. Oggi me ne hanno fatta un'altra dicendo che era per nutrirmi. Dopo le iniezioni, la mamma non riesce più a connettere ed è triste e scocciata perché non può pensare a te per tutto il tempo. La mamma ha paura, paura di dimenticare tutto. Specialmente ricordi di te, papà, i vostri visi, come eravamo felici insieme. Tutti questi ricordi hanno iniziato a scomparire in un lato oscuro della mia mente. Oh, Lisa, in questo momento vorrei toccare il tuo viso e abbracciarti per conservare i meravigliosi ricordi di te, papà. Lisa, non possiamo più rimanere qui, dobbiamo fuggire. Ascoltami, Lisa, la nostra migliore opportunità di fuga sarà quando andremo di nuovo insieme al laboratorio. Dovremmo far finta di essere svenuti e aspettare che l'uomo vestito di bianco si distragga. Una volta fuori di qui, cercheremo papà insieme. Ok, tesoro? Tieni duro, Lisa. 13 novembre 1967, Jessica Trevor. Poracci. E lo scheletro questo, in questo caso, è della mamma, è di Jessica. Giustamente, sì. Vabbè. Wesker in tutto questo si è dileguato. Non penso sia. No, vabbè, no, no. Non so dove è finito. È scomparso, svanito, vabbè. Va bene così. Noi nel frattempo procediamo verso quella che risulta essere l'ultima zona del gioco. Il laboratorio. Allora, per entrare. Esatto, si devono mettere gli emblemi. Per questo li ho recuperati prima. Forma di aquila. E questo lo mettiamo. Uno. Lo sta l'altro. Eccolo qua. Sì, vabbè, ho capito, Chris! E due. Apriti sedano.
Bon. Alle scale piace cambiare. Quindi andiamo. Usiamola, sì. Ok. Il laboratorio. Pim, pim. E... no, vabbè, ora non ho tutto sto grande interesse nel salvare in realtà. Quindi posiamo questo. Ma io direi che a livello di arma posso mantenere il pompa praticamente fino alla fine. Perché abbiamo 27 colpi. Cioè 27 colpi di pompa sono, se consideriamo gli zombie, un headshot a zombie. E vengono stirati. Ma deve entrare il colpo alla testa, tipo... tipo così, esatto. Allora... ah, la parte dei dischi mo! Ok... tu? No, non ho parole. Che stronzata, va bene, però... ma che cacata! Vabbè. I dischi mo. Oddio. I dischi mo. Che faccio? Lo prendo l'altro allora? E lo prendo, dai. Lo prendo ora. No, perché stavo pensando... come... non mi ricordo come si usano i dischi mo. Onestamente. Dovrebbero essere tre... mi sa che sono quelli che servono a liberare, in questo caso Jill, il personaggio da liberare dalla cella, effettivamente. Dovrebbero essere questi? Boh, penso di sì. Andiamo. E non ricordo tanto benissimo. Vabbè. Andiamo passo passo. Dai. Tempo lo abbiamo. Allora, qui abbiamo disperato. Di nuovo, mi fa piacere. Vabbè, a questo punto la sfruttiamo, cioè sti cazzi. Voglio dire. Boom! Tu? Dai, fatti fare l'headshot. Questo non è un headshot. E tu sei un figlio di puttana. Prendo una serie di cagate una dopo l'altra. Inspiegabili, va bene. Buttando bombe, granate praticamente. Granate su granate. Pugnale, va bene. Oddio, il laboratorio non è che lo ricordo benissimo. È il simbolo di una serratura. Il sim... ah, dell'elettricità. Ok. Qua. Oddio. Colpi di magno, ma altri. Porzione di cadavere giace sul tavolo operativo. Una porzione, che cos'è? Una porzione. V-Act, nota del ricercatore. Prove evidenti dimostrano che l'agente mutageno del virus T modifica il genoma dell'organismo ospite. È stato dimostrato che quando l'ospite perde conoscenza il suo corpo entra in uno stato letargico. In questo periodo il tempo di virus... in questo periodo di tempo il TEI... il virus diventa attivo, trasformando e ricostruendo con grande rapidità la composizione fondamentale dell'organismo. A conseguenza di tale mutazione, l'ospite diviene una creatura umanoide che noi indichiamo con il nome di V-Act. La sua velocità e l'incredibile sviluppo muscolare meritano particolare attenzione. Dopo la trasformazione, la sua agilità e aggressività aumentano notevolmente. Quattro dei nostri ricercatori hanno già perso la vita nel tentativo di nutrirlo, trasformando la stanza in un bagno di sangue. Dopo questo tragico incidente, abbiamo denominato questa specie... ah, Crimson Head. Ok. Per quanto prezioso, questo esemplare è molto pericoloso e non può rimanere qui. Dobbiamo decidere cosa farne. La sua eliminazione è fuori discussione. Sto andando a puttane io. Abbiamo finalmente raggiunto una decisione.
Libereremo la creatura e ne conserveremo il corpo nel sotterraneo del cimitero dietro la villa. Ah, ok, il signorino... Perfetto. Serve di gestione dei dati, sembrano fuori uso. Qui abbiamo visto un luccichio? No. In fondo? Ah, oltre la cura nulla. Ok. Allora, no, per ora no. Plim, 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 plim. Di qua, sì. Beh, sti cazzo dei cosi medici. Allora. Ah, questo, ok. Chiusa. Quello teoricamente si fa con il discorso. Aia. Con i dischi mo. Teoria, sì. Oddio, qua che abbiamo? Radiografia. Sulla bacheca attira la tua attenzione. Scritto qualcosa. La porta elettronica mettere le iniziali in ordine alfabetico. Ok. Lettera del ricercatore. Carissima 8 giugno 1998. Carissima Ada, quando leggerai questa lettera non sarò più la persona che conoscevi. Oggi sono arrivati i risultati del mio esame e, come sospettavo, sono stato contagiato. Se solo penso a quale sarà il mio destino, sento la ragione vacillare. Sarei pronto a qualsiasi sacrificio pur di impedire la mia trasformazione in uno di loro. Per quanto ne so, tu non sei stata infettata. Spero con tutto il cuore che non si arrivi a tanto, ma nella tragica evenienza che tu sia l'unica sopravvissuta, voglio che tu prenda il materiale nella sala audiovisivi. Quindi attiva il sistema di autodistruzione nella sala del generatore e fuggi. Ti prego, fa tutto il possibile affinché questa faccenda sia resa pubblica. Se tutto funziona normalmente, dovresti essere in grado di sbloccare tutte le serrature usando il sistema di sicurezza. Ho impostato il terminale nella saletta di sicurezza in modo da permetterti di accedere al sistema usando il mio nome, la password del tuo nome. Ok. Avrei bisogno di un'altra password per sbloccare la serratura della porta del livello 2 del sotterraneo, dove si trova la stanza audiovisivi. Come misura di sicurezza ho codificato questa password all'interno di una radiografia. Ti conosco bene e sono certo che riuscirai a decifrarla senza alcun problema. C'è ancora una cosa. La mia ultima richiesta. Spero che non dovrai mai vedermi in questo stato orribile, ma se ti capitasse di incontrarmi, ti prego. Poni fine alle mie sofferenze. Spero che comprenderai. Grazie Ada, con affetto, John. Quindi abbiamo detto il nome, l'username in questo caso... E... dov'era? Ok, l'username è John e la password è Ada. John con OH... ok. Ok, va bene, e qui ci siamo. La radiografia, sì... No, stiamo scherzando? E allora posiziona sta cazzo di radiografia, no? Non è necessario. Mi prendi per il chorizo? Perché mi dici che non è necessario? Alex Beshet. Ma scusa, mi stai prendendo per il culo? Anche per qui c'è un'altra. Wait. Ok. Ma perché non la posizione basta? Non sto capendo. Ah, ok. Ora gli è venuta... Ha avuto il lampo di genio, ok. Allora, ha detto di... No. Un attimo.
Oh cazzo, cosa diceva il file? Ah no, vabbè, questo. E lui diceva mettere le iniziali in ordine alfabetico. Quindi esofago. Aspetta un attimo. Dov'è l'esofago? No. No. Ah. No, un attimo, ma come? Ma quali posizioni delle radio? Non sto percependo. Un attimo. Colon. Esofago. Liver, che è il rene, giusto? E i lungs, che sono i polmoni. Cell. John, Ada Cell. Ok, va bene. Cell. Va bene. John, Ada Cell, va bene, ci siamo. E dove sono? Qua. John, Ada Cell. Allora, il codice si andava a mettere, se non mi ricordo male, di qua. Yes, sì. Quindi il computer è qua, sì. Blim blim blim! Login. Abbiamo detto John. Ada. Blin! Perfetto. Vabbè, apriamo questo. Oddio. Apri, questa è quella. Cell. Meraviglia. Sbloccata. Ah, qui l'audiovisivi è questa. Ok. E questa pure. Apriamola. Ok, va bene, basta, direi quit, yes. Allora, abbiamo aperto l'audiovisivi e ci siamo. Dove stavano di preciso queste stanze? Boh, ora vediamo. C'è qualcosa? Nine? No. Teoricamente una di queste è salendo, sì. E qui sopra dovrebbe essere una di queste stanze. Qua. Questa è una delle. Qua non c'è niente, giusto? Ok. Ok, sì. Questa è una. Però non mi ricordo qual è questa, forse. Ma vediamo. Ah, questo è l'audiovisivi. E questo è l'ultimo disco. Minchia, potevo posare quei cazzo di colpi della Magnum. Va bene. Andiamo un attimino a posarli. Fanno da intralcio. Di qua. Via.
I dischi ci sono tutti e tre a questo punto, quindi ora vediamo, perché io non mi ricordo dove si mettono effettivamente. Allora, andiamo. Boom. Allora, che abbiamo qui? Spray medico che non prenderò mai. Proiettore. Colpi di pompa. Ok. Buono. Protocolli di sicurezza. Livello 1. Eliporto per uso esclusivo dei dirigenti. Questa restrizione non si applica in casi di emergenza. Sotterraneo, livello 1. Passaggio per l'eliporto. L'accesso è proibito se non si è accompagnati da un ricercatore o dal responsabile della sicurezza. Verrà aperto il fuoco su chiunque accederà all'eliporto senza autorizzazione. Ascensore. L'ascensore si blocca durante le emergenze. Sotterraneo, livello 2. Stanze audiovisivi per uso esclusivo del Dipartimento Speciale di Ricerca. Ogni altro accesso deve essere autorizzato da Keith Harving, il responsabile della stanza. Sotterraneo, livello 3. Prigione. L'utilizzo della prigione viene regolato dalla divisione sanitaria. Almeno un ricercatore, E. Smith, S. Rose o A. Wesker, Albert Wesker, deve essere presente se viene utilizzato l'uso del virus. Porta serratura tripla. Per accedere alla stanza è necessario disattivare la serratura utilizzando tutti i codici di entrata. La serratura viene disattivata accedendo ai terminali di output situati in ognuna delle sezioni dei caporicercatori. Sala del generatore. In questa stanza un composto azotato viene utilizzato come principale fonte di energia elettrica. L'accesso è consentito esclusivamente ai supervisori generali. Questa restrizione potrebbe non applicarsi ai ricercatori dotati di speciale autorizzazione. Terminali di output a codici di accesso. L'accesso e l'utilizzo dei terminali di output è limitato ai caporicercatori. Sotterraneo, livello 4. Riguardo ai progressi del Tyrant in seguito alla somministrazione del T, del virus T, il resto del documento risulta illeggibile. Ok. Ha parlato del fatto che realmente è vero, erano questi tre. Ci sono questi tre punti dove utilizzare il disco MO. Il problema è che non ricordo di preciso i punti. Bella. Archiviato in modo ordinato. Ok. Bella smandrappata adesso. Non ho idea di quale sia la password, onestamente. Non penso che andare a caso possa. Sì. Rapporto ufficio armi biologiche. MA-39, Cerberus, i cagnacci. FI-03, Neptune. Hunter. Tyrant. Staff di sviluppo. Sulla destra c'è Wesker. 8341706236. Allora, ora è da capire una roba. È da capire una roba. Quanti numeri posso mettere? 4. Ma qual è il criterio? Numeri. 8, 3, 4, 1. Potrebbe essere qualsiasi cosa. 0, 6, 2, 3? Boh, gli ultimi 4? Onestamente non lo so. Non c'è lo zero. 5, 6, 7, 8, 9. Non c'è lo zero. No, questo non lo ricordo, cazzo. Non lo ricordo. Otto, tre, quattro, uno. Errore. Errore. Ma porca merda!
Ma 7623, ma non capisco quale potrebbe essere il criterio. Potrebbe essere qualsiasi cosa. No, no, no. Così a caso, completamente. Ci deve essere una logica. Ok. Ma qual è la logica? Quattro numeri. Quattro numeri. Perché? Allora, aspetta. Perché c'è quel codice a barre alla fine? 39. 3. Ma che cazzo vuol dire? Ma no. 1, 2, 1, 2. Ma non è così. Quattro, uno, sette. Boh. Tre, quattro, uno, sette. No. Scusate, per la scienza, no? Perché onestamente non ricordo. Cioè, allora. Dai documenti non viene indicato. Scusami, ok, ho visto, è 8462, perché per il dalle slide viene indicato. Domanda. Perché 8462? No, per capire, voglio capirlo, vediamo. 8. Perché dovrebbe essere 8462? Vabbè, non facciamo domande, non facciamo do forse. Ma non lo so, se salta. Non capisco, salta i numeri dispari, non ho capito. Va bene Resident Evil, questo. Ok. No, no, onestamente non me lo ricordavo, ma tuttora che lo vedo non capisco la logica, il senso in ogni caso. Mi pare un po' a cazzo di cane fatto, però vabbè. Visualizzare? Ah, quella di Kenneth. Va bene. Aia. Ma questo è Kenneth che spara? No, per capire più che altro. Poraccio. È andata così. È diventato il cenone di Capodanno, Kenneth. Va bene. Stavo pensando. Allora, se non mi ricordo male. Se non mi ricordo male, la chiave questa apre queste due porte in teoria. Uno e due. Perfetto. Ah, intanto entro qui dentro che, se non mi sbaglio, è anche dove si deve usare uno dei dischi mo, effettivamente. Teoria, eh? Oh merda. Suono terribile. Suono terribile. Gli schifi? Aspetta, ma qui? Questo si sposta, eh? Si sposta per. Ah, colpi di pompa. Boh, perfetto. Sempre bene prenderli. Ah, sti suoni maledetti. Abbiamo qua. Oh merda, abbiamo lo schifo, mi sa. Mamma mia. Duri. So duri. Ok. Direi
diversi strumenti di precisione usati negli interventi chirurgici. Un attimo, perché qui pure si può andare. Infatti c'è la fessura. Entra. Non è che per caso qua è dove si usano dei dischi? Domanda. Eh sì, tanto la granata e via. Ok, prima serratura andata. Sì, effettivamente sono questi. Sembra aver sbloccato qualcosa. Perfetto. Merda. No! Liscio! Ok. Due colpi di pompa ben messi li distruggono. Ah, vabbè, una sorta di... shortcut? Sì, più o meno. Beh, questo penso serva più che altro solo al disco realmente. Bloccata dalla ruggine, non si muove. Oh, strunzo. Torniamo indietro. No problem. Quindi riscendiamo. Ok. Aia. E stavolta andiamo di qua. Che abbiamo aperto ora? Qua che c'è? Bloccato dalla ruggine. Qui, se non mi ricordo male... Sì, questa dovrebbe essere la stanza per il salvataggio. Oh, che bello, che meraviglia. Bah, colpi di pompa sempre. Prendo volentieri. Colpi di magnum, ok. Ce ne ad essere veramente tanti. Il save, ve lo prendiamo tanto per salvare un attimino. Allora, aspetta. Posa questo. Prendi questo. Via, per ora. E si salva. Dove sta la macchina? Ah, qua. Aia le orecchie. Ok. Si posa questo. C'è altro, vero, a livello di... tipi di sostanze chimiche. Non si capisce cosa contengano. Ok, vabbè, via. Via, 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 Chris. Apri sta cazzo de po... Grazie. Allora. Andando di qua. Teoricamente in questa zona... l'altro disco mo? Oh merda. Chi c'è? Sono sti schifi, beh? Ah! Ok. No. Via. Tipo qua dentro. Non mi ricordo. Dove si usa l'altro disco? Penso. Oh merda. Alzati. E ora stai giù. Sì, eccolo. E ora serve l'ultimo. L'ultima serratura. Yes. Perfetto. Ah, di qua che abbiamo? Oltre che sto continuo di schifezze, prendi sta granata. Ok. Oh merda. Duro come la pietra. Quanti cazzo siete? Questi assomigliano tantissimo a quelli del... Madonna mia, ma ancora? A quelli del... del 5. Però quelli del 5 sono estremamente più... cazzuti, letali, perché sono... a conti fatti degli... dei nemici speciali, mettiamola così. Dove stai? Dove stai? Oh, là.
Stronzone. Via. Ok, questo è enorme. Oh, attivarla? Sì. Ah, merda. Ci vuole carburante. Madonna, ma... No, dove scappi, te? Rimani qua dove sei. Mi sa che devo tornare indietro. Ok. Allora. Ancora. Oh, ma ne avete proprio a rompere le palle. Attenzione, giallo, addirittura. Per un colpetto che mi ha dato. Però. Tu, viecce. No, non ci credo. No, non famo ste figuracce de merda, vi prego. Sono su attenzione rosso io in tutto questo. Senza parole. Cioè, sto rischiando di creparci. Questo? Aia. Ah, ma un attimo. Ah, è vuota però, ha detto. È vuota, ok. No, ho avuto un momento di... Vabbè no, fino a quando è vuota... Va anche bene, cioè, va bene così. Allora, io devo andare a prendere per un attimino uno spray, perché li ho sottovalutati gli stronzoni, dico la verità. Eh sì. Qua togliamo un attimino il carica batteries. Aia. Prendiamo. Ah, prendiamo una di queste, dovrebbe bastare. Ok. Allora. No, sto pensando più che altro al... adesso dove? Ah, quella porta non ho provato ad aprirla, è vero. Ce n'è una, sì. Quindi... andiamo di qua. Teoricamente è qui dentro, sì. A destra dovrebbe esserci una porta. Questa, non ho provato. Va bene. Altri colpi di magnum. Questo... filtro? Oddio, io non ricordo sto filtro. La sua utili... Salve! Arrivederci. Questo è l'ultimo disco, beh. L'ultimo. Yes. Sì. Metti. E quella è aperta ora. Ok. Perfetto. Questo cos'è? Fax. Divisione sanitaria, l'attenzione di... direttore del dipartimento, da commissione speciale sull'emergenza Raccoon. Il contenuto di questo fax è strettamente confidenziale, inteso esclusivamente per il destinatario specificato. È proibita la copia o la distribuzione delle informazioni in esso contenute. Al termine della lettura, il fax deve essere distrutto immediatamente. Temiamo che i danni causati dalla recente epidemia di virus T si riveleranno notevolmente maggiori rispetto a quanto inizialmente previsto. Sono insorte diverse complicazioni. Prima complicazione, più della metà dei ricercatori sono stati contagiati e uccisi dal virus T. È stato inoltre rivelato che quasi tutti i superstiti dell'incidente hanno iniziato ad accusare i sintomi dell'infezione dei virus T. Seconda complicazione. La nostra squadra speciale per la sicurezza è stata completamente annientata
Di conseguenza, le nostre ricerche top secret rischiano di essere rese pubbliche. È necessaria un'azione immediata per impedire l'intervento dei media. Terza complicazione. È una serie di complicazioni, vabbè. Esiste un'elevata probabilità che gran parte degli esemplari si aggirino liberi all'interno della struttura. Prevediamo che il numero delle vittime salirà ulteriormente. Per quanto tragici, questi eventi sono la prova del successo dei nostri studi. È necessario fare il possibile per impedire che i risultati delle ricerche vengano resi pubblici. Ok. Qui abbiamo... allora, ok. Questo è il... è un attimo. No! Un attimo. Perché ho capito cos'è. Io prima voglio andare a liberare la signorina in questo caso, considerando che la... la serratura è stata sbloccata. Questa. Sì. Yes. Pure l'altra gentilmente. Grazie. Ok. L'altra ancora. E via. Andiamo. Aperta. Allora. Jill. Chris. Jill. Chris, Wesker's the... I know. Com'è difficile? I can't open it. Just wait, I'll be back. Okay. Però I'll be back, non mi ricordo in quale condizione I'll be back. Una chiave. Ma quale? Boh. E mi sa che devo fare la roba del carburante. Sì. Ah, quindi torniamo dietro. Andiamo di qua! E ora molta attenzione, perché, giustamente... adesso c'è questo discorso. Veramente poco simpatico. Allora, dov'è? Dov'è? Quante robe ho nel... va bene. Allora, sì. Posiziona. Eccolo, capsula per carburante. Il principale componente di questo carburante è un composto azotato. Una corsa potrebbe dare luogo a una micidiale esplosione. Questo vuol dire che io devo fare questo esattamente. Camminare. Voglio evitare di esplodere, quindi camminiamo. Con molta calma, estrema calma. Ecco anche perché ho liberato i nemici prima, le zone dai nemici prima. Cosciente di questa cosa. Quindi andiamo. Sempre con una calma titanica, Chris. Allora, il problema è la corsa. Se dovessi incontrare un nemico, posso tranquillamente farlo fuori. Posso sparare. Non devo correre, però. Perché se corro... se corro, è finita. Eviterei sta tragedia. Quindi va bene. Andiamo così. Allora, devo portare dove parlava del carburante. Qua dentro. Che tra l'altro sto pensando, sono riuscito a salvare Rebecca. In questa maniera, se riesco anche a salvare Jill, facciamo praticamente una run perfetta. A conti fatti. Senza volerlo realmente. Quindi alla grande. Ed è qui che si porta in realtà. Non bisognava fare troppa strada. Eccolo. Buttiamolo qua e stavolta siamo liberi. In che senso? Non... sì, magari, grazie.
Posso correre? Perfetto, ora sì. Libertà. Ah, devo tornare di qua. Esattamente qua, sì. Per attivare appunto l'ascensore in questo caso. Siamo a 3 ore e mezza di live. È la miseria. Di qua. Ancora voi. Basta. Ancora vivo. Cosa si fa? Scusami. Cioè, va bene. Ora possiamo andare. Oh, ok. Grande. Madonna, che? Calma. Allora, a questo punto andrei a salvare. Numero 1. Numero 2, al posto del pompa butterei la magnum. Che sia perché considerando il potere di d'arresto dell'arma, la potenza di fuoco, anche il numero di colpi che ho accumulato fino ad ora, che sono una trentina, quindi va più che bene. Allora, l'ascensore, dovevo tornare di qua. E salvo, giustamente. Cosa santa in questo caso. Quindi si va qua, di qua e via. Ci siamo comunque. Cazzo, ci siamo. Allora, prendiamo i pro i colpi. Ok. Prendiamo la magnum. Cioè, ho più colpi di magnum che del pompa, effettivamente. E che cazzo al contrario? Dov'è? Eccola. E si salva. Beh, questi... Ok. Così almeno facciamo anche un po' di spazio e via. Da un po' che non salvavo. Altri laboratori era... quando sono arrivato prima. Porca miseria. Ok. Bene. Andiamo di magnum. Cacciamo il salvataggio e via. Ma proprio in via cautelare. Ne porto uno, ma non serve. Non serve, lo so. Si può andare. Ok. Ora chiama sto ascensore. Ah, ho capito, ma tiralo, no? Vabbè, sì, dai, dai. Oh, mamma mia. Funziona, perfetto. Chris! Chris! Rebecca! Rebecca! I saw you in the inner garden. Madonna, hai il fiatone, calma, calma. Ce l'hai fatta a corsa. I'm glad you're okay. No more following, just stay with me, kid. Stay with me. That's my plan, sir. Sir. Pollice in su, sempre thumbs up e via. Sempre più cazzoni. Aia la schiena. Eccoci. Che belli che siamo. Allo, i colpi di pompa mi dai. Ma che cazzo, ma non li prendo, cioè non... Abbastanza useless ora, questi colpi di pompa. Considerando il potere di fuoco. Eccoti! Wesker. Tu! So you've come. Cuore di panna. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And stars were umbrellas. No, rather, my little piggies. Piggies.
The Tyrant virus leaked, polluting this whole place. And unfortunately, I had to give up my lovely members of STARS. Hmm. You killed them with your own dirty hands! You son of a bitch! Yeah, mascalzone. Oh yes, dear. Just like this. Becca! Don't move! You. I don't think you want to die just yet. I have something that's of some interest to you. Parole. Parole. Aia. Quindi, io ora non ricordo perfettamente, giusto? Quindi Rebecca, se tu la salvi dal... Cioè, è obbligata a morire, muore sempre, non mi ricordo. Perché se la salvi dall'Hunter viene uccisa da Wesker? È morta? Veramente così? Stronzato. Non ricordavo onestamente. Wesker, you've become senile. Cos'era sta risata malvagia di Chris? You'll never understand. It's magnificent. È stupendo. Ecco. Boom. Salve. Com'è? Anche tu hai piedi belli come il tuo amico nello zero. Come on, you test tube freak. Oh merda. Rebecca! Aiutami! Oh merda. Andato. 5 colpi di magnum. E se l'è scagata. Va bene. Rebecca! È viva forse? Ci sei, dai che ci sei, dai che ci sei! Rebecca! Cazzo, è possibile, però va bene. Chris. Va bene. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. Va bene, giusto. There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Okay. Il giubbotto antiproiettili. Infatti, aveva un ricordo della sua sopravvivenza a certe condizioni. Quindi, ho detto, come mai? Che modo patetico di morire. Ha qualcosa in mano. Rapporto e osservazioni. Registro osservazioni dell'esemplare campione. La scoperta del virus G è avvenuta 21 anni dopo la somministrazione del virus primogenitore. Il parassita prototipo proveniente da un laboratorio francese venne somministrato all'esemplare campione. L'esemplare campione accolse il parassita senza apparenti segni di rifiuto. La mancanza di reazioni rappresentava un mistero irrisolto. Ma ora tutto mi è chiaro. Il parassita prototipo è rimasto in incubazione per 21 anni all'interno del corpo dell'esemplare campione. Quindi il prototipo è improvvisamente passato dalla fascia di incubazione a quella di mutazione. Evoluzione sarebbe forse una parola più appropriata per descrivere il fenomeno. Questa osservazione ha portato a ulteriori progressi nella mia ricerca. Grazie a maggiori modifiche e controlli, sono riuscito a derivare un metodo per la creazione del virus G, le cui prestazioni superano quelle del virus T. Si tratta di un fondamentale passo avanti che cambierà il futuro delle armi bio-organiche. Attendo con ansia di vedere la faccia di Alexia quando finalmente annuncerò gli esiti dei miei studi. Alexia, quella di... No. Purtroppo, però... Dovrà passare ancora qualche anno prima che le mie scoperte possano essere interamente verificate. William Birkin. Alexia, quella di... L'Alexia di Code Veronica? Può essere? Non mi ricordo. Onestamente. Qua che abbiamo... Ah, sì. È stata sbloccata. Quella sotto, giusto? Penso di sì. Direi che si può andare. Si può andare. Allora.
Via. Chris? What is it? I found a file in the lab. Apparently, there's still a lot of Tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the self-destruct system I found a little while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. Outside. Okay. Va bene. E nel frattempo... vado a liberare... Jill. Ma outside... Oh merda. Ok. Okay. Ah! No, mi sono bloccato. No, merda. Ok. Posso andarmi a bloccare nel nulla, onestamente. Andiamo. Ok. Io non mi ricordo adesso dove. Richiarichiamo sta roba. E andiamo a liberare Jill. Adesso però ho un dubbio. Un piccolo dubbio. Jill, sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. Non serviva una chiave per uscire fuori. E che sono belli assieme. Questo ricordo io. Ma mi sbaglierò. Boh, vediamo, perché non... Ma, vediamo adesso. Let's get going. Ok. Let's get going, ma... Quindi di qua? Perché ricordo che c'era... La porta per uscire sul tetto che una volta fino a prova contraria si apriva con una chiave. Ora non so se le cose sono un attimo cambiate. Beh, vediamo. E spero di non cannare nulla, però. Ma saliamo. Questa porta. Ah no, ok. Va bene, perfetto. Scherzavo. Stavo scherzando enormemente. Va bene. Ulla. Quanta roba. Va bene. Andiamo. Andiamo, Jill. Questo è da prendere. Unità di fusibili. Qua. Appicciamolo. E andiamo. 3 minuti all'esplosione. Eccola. Il self-destruct system è attivato. Good work. Brad's up in the helicopter. Those things are coming. Oh shit. I'll take care of them. But Chris, but. You just get in contact with Brad somehow. But. Okay. Okay. Va bene. Ci siamo quindi. Vediamo. A sto punto qua cambio pure.
tosta. Ma che cazzo sto... Ok. Eccoci. Oh merda, 3 minuti. Via sto coso. Razzo di segnalazione. Cazzo di segnalazione, via. Razza tutto, razza tutto. Apri sto coso. No, fermo. Ok. Usa. Ok. Il suono è stato simpatico. Eccovi. You okay? Yeah. Merda. Ci risiamo. Chiudiamo i giochi, figlio di puttana. Morta, morta Jill, finisce qui, Resident Evil 3 non esiste. Oh merda. Poraccia Rebecca, via. No, non ti permettere. Minchia che incazzato. Ok, carichiamo in maniera tattica. Via. Vabbè, un po' sfigatello sei, fattelo dire. Ma senti qualcosa oppure ti sto facendo ridere? Chris, use it. Amico mio. Caro. Diciamo che è il momento. Hasta luego. Merdaccia. Così. Ah. Ok. Ah, almeno abbiamo fatto il perfect ending, dai. Buono. Lei dorme. Dai, si poteva giocare a difficile. Vabbè. Si poteva fare effettivamente. Si poteva, decisamente. E beh, signori, questo, lo ripeto, lo ribadisco, è il padre del survival horror. Livello di valutazione, non mi sento di dire null'altro se quello che ho detto prima, ovvero proprio il creatore del genere a conti fatti. Il padre proprio è l'albero genealogico del survival horror. Va bene. Dopo la bellezza di 3 ore e 51 minuti, a seguire ancora, perché siamo ancora qua. Di questa live, va bene, 4 ore in live, ok. Direi che con questo è andato. Quindi a questo punto... Il prossimo a seguire di base... Non vorrei dire cazzate, controllo un attimino, ma sì, è il 2 effettivamente. Scusate un attimo, perché... Ordine cronologico... Ah, che poi tra l'altro, oddio, realmente il primo era... Andando a seguire l'ordine cronologico... No, ma mi sembra un po' una mezza stronzata. Viene segnato lo 0, ma no.
Il 2, poi il 3, ok, poi Code Veronica X. Ma allora, signore, a questo punto, avendo chiuso con questo, il prossimo a seguire dell'Evil Saga, giustamente, sì, sarà... Chris, you did a fine job. Lo so che ho fatto un fine job. 6 ore, 21 minuti, 46 secondi, 79 mostri eliminati, 225 colpi sparati, 24 salvataggi, 15 oggetti curativi. Si poteva fare decisamente meglio, considerando che si stava giocando a standard. Costume, va bene. Salvataggio. Quindi dicevo, il secco a seguire a questo punto si va con Resident Evil 2. Remake, va bene. A continuare poi quella che è la Evil Saga, che dire, mi è piaciuto tanto rigiocarlo nuovamente, perché è sempre un piacere tornare sul primo, in questo caso, sempre un piacere, a differenza magari di altri titoli, però va bene, ci arriveremo con il tempo poi a parlarne effettivamente. Niente, io direi... Sto perdendo la capacità nella comunicazione. Devo un attimino staccare, effettivamente, perché il cervello si deve riprendere dalle 4 ore. Signori, io direi alla prossima, che potrebbe essere domani. Potrebbe. Vediamo, come al solito si attendono comunicazioni in merito, storie di ogni tipo, eccetera, eccetera. Nel frattempo, come sempre. Da Fulmicotone, da Resident Evil 1. È tutto, e quindi... Ai ai ai! Alla prossima!